è morta la regina di cuori. È Giorgia. Giorgia. Io sto gioco, questo gioco. Non ho capito che è successo. Che è successo? In che modo questa cosa? Che è successo? Anzi, pensavo che ero morta io. Sei una deficiente, sei. No, per me Giorgia non è così rincoglionita comunque. Io sospetto ancora di lei. Io strappo la testa. Se mi stai facendo, guarda, una pantomima delle tue. Preferivo morire che subirmi un'altra volta Simone che diceva piano, 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 ragazzi. Ti giuro, preferivo morire questa. Ragazzi, Tareboni. Tareboni esaudito nella realtà. A Giorgia Malè! Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! Hello! Clochard! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Marco Meliador! Marco In realtà è l'unico che ha azzeccato. Rifacciamola. Aspetta, stretta su loro tre. Ho sbagliato pure io, tra l'altro. Perché... Non rifarò quello che. Stretta dice su loro tre, prego. È Meliador palese. Hello! No. Clochards! No. E benvenuti in questa nuova puntata di missione! Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Grazie mille per le sub. Vi ricordo che al raggiungimento delle 100 sub mi sto strozzando con la Monster. Al raggiungimento delle 100 sub si sbloccherà il terzo round. E l'idea è la seguente: fateci sapere istantaneamente in chat. Prima partita, come da convenzione, Lupus. Seconda puntata, il nuovo Lupus. La novità. La adunanza dei malvagi. Terza partita, bet tra Avalon e Lupus. Cosa ne dite? Your choice. Cosa pensate? È Giorgia Valese. È Giorgia Valese? Fate due volte Lupus, vabbè. Magari un sondaggio. Se riuscite. Fabio Luna, grazie mille, grazie mille. Grazie. Allora, stiamo aspettando Simone, ma ci ha detto... mi ha detto partite perché sto uscendo adesso di casa e quindi faremo la prima partita senza Simone. Quindi siamo... masteri già? Mastereggi? Mazza, potentissima oggi. Mastermind. Quindi siamo 8 più master. Che bici ho modificato. 8 più master. Ok. 8 più master. Due lupi e l'indemoniato metterei. No. No? Due lupi e indemoniato. Easy. Facciamo due lupi, indemoniato, sì, giustiziere, cavaliere e cavaliere veggente. È quello che può, secondo me, che cambia, cioè che non... Ok, che non può proteggere, due volte, può proteggere due volte la stessa. Io non metterei il giustiziere, però forse... Ok. Muore troppa gente insieme. No, magari possiamo mettere un medium. O un matto. Non c'entra niente. Matto è pericoloso. Ma se mettiamo il criceto al posto dell'indemoniato per i cattivi? Il criceto siamo troppo pochi. Siamo pochi, in effetti. Un po'... Siamo pochi. Cioè, vince poi un sempre il criceto. Sì, è vero. È troppo avvantaggiato. Francesco, sei in difficoltà. Sì. Io metterei il medium, che tanto alla fine è un ruolo buono, che però non ammazza altra gente. Oltre al veggente, sì. Ma lei è pazzo. Ah, sì, mettiamo il detective in casa. Ah no, dici tanto il... il detective e il veggente. Cioè, o il detective o il veggente. Io proverei così. L'alternativa è giocare con l'angelo, quello che resuscita. Ah, figo. No. Cioè, però però ci sta, Ma siamo 8. Non ci abbiamo mai giocato, è figo. Dai, proviamo. No, ci abbiamo giocato un paio di volte. E io non ci ho mai giocato allora. Dai, proviamo io. Con l'angelo. Però facciamo che. Attenzione, ragazzi. Allora, facciamo che i cattivi ovviamente si guardano. E facciamo anche se c'è il veggente che l'indemoniato non viene visto come il lupo. Se no sono troppo forti i buoni. Sì. Allora, ricapitolando. Ricapitolando, per i buoni, veggente, cavaliere classico o cangiante? Cavaliere cangiamo. Cangiante, quindi il cavaliere. Adesso facciamo anche le presentazioni per i nuovi. Il cavaliere può difendere se stesso, ma non può difendere due volte la stessa persona. Va bene? A differenza. Quindi la terza. Esatto. Può sì, difendere. Sì. Può fare Alex, Livio, Alex. Ok. Poi abbiamo l'angelo. L'angelo, una volta a partita, come suo potere speciale, può resuscitare una persona morta. Ovviamente.
No, deve essere vivo per poter attivare l'effetto. Certo, deve se essere muori, vivo. Se muori non lo fai più, ovviamente. Sì, esatto. E con questa cosa che l'indemoniato non mi ha visto come il lupo, potrebbe resuscitare anche l'indemoniato, quindi ci sta. Poi abbiamo l'indemoniato. Possiamo fare anche l'angelo che può essere sia buono che cattivo. L'angelo del male. Che Giorgia durante la notte tira una monetina. E decidiamo se è buono o cattivo, quindi può resuscitare anche un lupo, bellissimo. Che praticamente Ade. Esatto, bellissimo. Comunque potrebbe resuscitare uguale il lupo, perché se muore di giorno... Angelo e Veggente insieme sono troppo forti. È quello, lancia la monetina, bellissimo. Ragazzi, siamo 8, so poche persone. Secondo me ci sta, ragazzi. Medium e Angelo. Angelo 50%. Cioè, boh, non lo so, c'è al massimo il detective. Detective, se no, dai. Ok. Ok. Allora, vabbè, facciamo così. Okay. Ultimo aggiornamento, ha ragione George. Allora, per i cattivi, due lupi e un indemoniato. Okay. L'indemoniato e i lupi si guardano. L'indemoniato non so se però viene visto come ruolo, facciamo di sì. Come ruolo dal detective, sì. Quindi dal viene visto come ruolo. Poi abbiamo per i buoni il detective. Può fare una domanda, la risposta affermativa arriva nel momento in cui indica una persona che ha un ruolo, quindi tutti tranne i villici, ok? Poi abbiamo il cavaliere cangiante, l'abbiamo già spiegato prima, e l'angelo e basta, il resto villici. Se è vivo, una volta a partita l'angelo può resuscitare una persona morta. Chiaramente, vabbè. In una qualsiasi fase del gioco? In una qualsiasi fase del gioco, okay. Non per forza di notte. Okay. Diciamo che di notte, da buono, hai la certezza di resuscitare un buono. Bellissimo. Ma facciamo le presentazioni, Marco. Andiamo con la carrellata. Abbiamo la mitologica Valeria. Ogni volta ci regala un outfit meraviglioso, grazie mille. È un personaggio nuovo di questa lore, un essere particolare. Ma chi è questa persona, scusate? Io sono anti-TikTok, eh? Io sono contrario a TikTok. Mi hanno levato un TikTok per nudità e attività sessuale. Vabbè, ho capito, ma pure si te vede, ma però, pure te eh? Facevi TikTok impermeabile davanti alle scuole. Ma non cioè, è ho vero, capito, c'erano i piedi di Valeria, non è colpa mia. Ma Valeria era consensuale in questo TikTok, perché secondo me ha segnalato lei. Era a caso, mi ha ripreso a caso. Però hanno preso comunque di mira i miei piedi. Va bene. Poi abbiamo Sergio. Ciao a tutti. Vale. Il grandissimo Surge. La nuova giunta di oggi, Emanuele. Tu hai mai giocato a Lupus? No, però ho seguito in più di un'occasione, okay. Quindi qualcosa me la ricordo. Però c'è una domanda. Vai. Il detective, anche quello una volta sola a partita? No, tutti due. Ogni notte. A posto, perfetto. Poi abbiamo Livio. Alex, Meliador e Giorgia. Giorgia. Per quanto riguarda le bet, ragazzi cari, ovviamente potete scommettere in seguito all'annuncio delle formazioni. Quindi allora, durante la prima notte di avanscoperta. Tutte le carte sono esattamente il ruolo che c'è anche l'angelo? Indicano, tranne l'angelo. Ok. Che ha messo la carta del medium. Ok, la carta del medium. Se trovate la carta del medium siete l'angelo. Vabbè. Ok, allora ragazzi, è un villico normale ma vince i cattivi, quindi devi cercare di fare cacciare. Però ti alla notte zero vi dico, ti dice di aprire gli occhi a un certo punto, così vedi chi sono i lupi. Allora vi faccio un piccolo recap. Prego, Master. Ci saranno i due cari lupetti, le carte sono quelle, c'è scritto lupo mannaro, c'è cioè un bel marra. Poi la carta del detective è il detective, ok, quindi c'è già. Il detective, non so parlare. Ogni notte indica una persona e praticamente mi chiede: ma quella persona c'ha un ruolo oppure no? Io rispondo sì se ha un ruolo, no se non ha un ruolo. Che significa? Che io risponderò no solo se è un villico. Giusto? Confermate? Esatto. Sono quindi per evitare gli scam, io risponderò sono profondamente no, imbarazzo sono in questa in tutti posizione. Gli altri casi risponderò sì. Quindi Livio, poi voi non sapete. Attento con queste mani però. Non sapete se il ruolo è buono o cattivo. Io dirò solo che ha un ruolo. Ok. Poi, che cosa c'è? Il cavaliere. Il cavaliere una volta a notte apre gli occhi e può proteggere una persona. Quindi scegli una persona da proteggere. Se quella persona è stata puntata dai lupi, la salva e non muore quella notte. Top.
Il cavaliere è cangiante, quindi può... Bello come può termine, vero? Cangiante, bellissimo, bellissimo. C'era un tramutante. Avrà sì. sicuramente un ottimo portfolio. I cangianti sono i polimorfi. Sì, lo usavo nel mio mazzo giganti fortissimo. Immagino. Ho pagato mi hanno fatto pagare 5 euro, una carta ne valeva probabilmente 50 centesimi. Che gigante era, te lo ricordi? L'8-8 con travolgere, che però quando lo metti l'avversario può scegliere una carta al mazzo e mettere un'altra carta. A quanto si fa? Non mi ricordo. Vabbè, ma è una carta di bella merda. Per me era fortissimo, 8-8, fortissimo, certo. D'accordo! D'accordo! Tutto chiaro, comunque, ragazzi. Comunque, il fatto è che il cavaliere può proteggere una persona, cioè può deve proteggere anche se stesso, ma deve bersaglio. Cambiare ogni turno. Quindi anche se magari Sergio dice "Oh, io sono il detective", tu non lo puoi proteggere tutte le sere, devi per forza salvare una sera, poi un'altra persona e poi lui di nuovo. Quindi questo è un po' un nerf. Tutto chiaro. Poi c'è l'angelo, che fa l'angelo? Chiude gli occhi tranquillo, ogni notte si sveglia, ma una sola volta per partita, una sola volta nella partita, potremmo dire, mi può dire se resuscitare una persona, indicarmi il morto da resuscitare. E poi c'è l'indemoniato, che semplicemente è un villico, che però patteggia per i cattivi, quindi deve buttarla in caciara, sostanzialmente. Sì. E si guarda con i lupi. Si guarda con i lupi. Viene visto come ruolo comunque da detective. Viene visto come ruolo, non come villico. Yes. L'unico caso in cui vi dirò no è se al detective è se ci sono i villici. Ok, andiamo, let's go. Ah, devo dare le carte. Dobbiamo dare le carte. L'angelo c'ha la carta del medium, sì. Perché è la carta palesemente più bella di tutte. Non a caso c'è disegnata Giorgia Falci sopra. Top. Solo per quello, eh. Non... Allora, Sergio, se sei comodo, se puoi distribuire le carte, che partiamo. Aspetta, vai. Ma il detective fa la domanda nella notte, quindi la gente non sa chi l'ha fatta, o se svela? No, non si svela. No. Ok. Praticamente Girge di notte dirà: i lupi aprono gli occhi, i lupi indicano una persona, il detective apre gli occhi, indica, se Giorgia ti fa sì vuol dire che ha un ruolo, se ti fa no non ha un ruolo. E l'angelo uguale, se è vivo vuoi utilizzare il tuo potere, se c'è qualche morto indichi la persona morta e risuscita sempre di notte. E basta come ruoli, perché l'indemoniato non fa un cazzo fondamentalmente. Ci siamo. Lo mischiate bene, eh? Perfetto. E qua non si scama nessuno. Sì, Simone c'è, Simone sta praticamente, mo c'è Enrico Papi, non lo potete vedere. Allora, diciamo che Enrico Papi non fate le carte, voleva, ci teneva tanto a venire a Lupus, regà. Ci teneva tanto, ci ha fatto questa richiesta e Marra non gli poteva dire no, una certa. Simone c'ha un problema. Sì, Simone ha un problema con Enrico Papi. Ecco, infatti se n'è andato Enrico Papi, eccolo, allora, ciao amore. Le carte, ragazzi, mettetele qua. Occhio. Non scammate, eh? Sì. Voi le avete ridate? Sì. Ok. Ma Serge può essere anche Serge? Serge. Sergio è single, ragazzi. Fatevi avanti. Ed ha un organo gigantesco. Sì, sì, sì. Il cervello, ovviamente. Sì, sì. Ovviamente. No, suona in chiesa. Ma un talento, poi. Ed è... Notte! Esatto, il fegato, bravi. Allora, carissimi, benvenuti in questo villaggio. Io direi che facciamola veloce. Lupi, aprite gli occhi, forza, riconoscetevi. Che è ora. Bene, benissimo. Chiudete pure gli occhi. Anzi no, riapriteli, scusate. Lupi, riaprite gli occhi e li apre anche l'indemoniato, perché lo dovete riconoscere. Perfetto. Va bene. Ora chiudete tutti e tre gli occhi, cavi. Cavissimi, chiudete pure gli occhi e li apre il cavaliere. Ottimo, ottimo. Li chiuda e li apra l'angioletto. Che carino l'angioletto. Che cade giù dal letto. No, non è vero. Vola. Che li apre il detective. Ottimo, ottimissimo. Allora, amici, chiudete tutti quanti gli occhi e ora riapriteli tutti insieme. Yeah. È giorno. Evviva, siamo tutti vivi. Evviva, guardate. Per ora. Per ora. Vabbè, ti aspettiamo, Simo.
Allora, dicevamo. Io mi sbottono. Vai. No, no, non fa. E no, dico no, che no, no. È palesemente Meliador. Vabbè. E vabbè, chi vuole intendere ha già inteso. Chi vuole capisca, capisca. Ma io, guarda, io ho il ruolo più forte di questa partita. Il lupo. Può essere. È forte, il lupo è forte. Il lupo è forte, lupo. Ammazza chi vuole. Anche il mio è fortissimo di ruolo. Ok. Marra. E ricordatevi sempre che non è la vettura, ma il Stavo pilota. Per fare la stessa battuta, ma... A parte che poi non è vero tipo in Formula 1. Palesemente non vero, però ok. Vabbè, ragazzi, tanto la prima giornata di sole è abbastanza inutile. Non so se qualcuno vuole dire... No, no, possiamo qualcosa. Pure andare a dormire. Più di dirvi chi è il lupo, non so veramente cioè, che cosa fare, cioè che cosa devo fare. Al giorno ma da cosa viene esatto. questa tua certezza? Eh? Da cosa viene questa tua certezza? Vabbè, se vede. Se vede. Direi che... Non vedi che gli stanno crescendo i peli? Ma poi una persona così odiosa può essere solo lupo, cioè non è che... Sono d'accordo. Vedi, è d'accordo, sgabbato, vai. Prossima Vabbè, partita. Bando alle ciance. Sono due. Ciancio alle bande. Io direi che possiamo andare a dormire. Andiamo a dormire. George dice di andare a dormire. Prego. Lupetti cari, aprite gli occhi, per favore. Chi volete trucidare esta noce? Bene, chiudete gli occhi, li apra il cavaliere, mi dica chi vuole proteggere. Perfetto, li chiuda, li apra il detective e mi chieda di chi vuole sapere se ha un ruolo. Li chiuda, li apra l'angelo, mi dica se vuole resuscitare qualcuno tipo me. Perché no, occhialo. E li chiuda. Ed è giorno! E questa notte, cari amici del villaggio, cari amichetti del villaggio, è morta una persona. Mr. Mara. Grazie. È stato un piacere giocare con voi. Francesco, Francesco, perché l'hai fatto? Era un po' che non moriva Mara. Francesco, perché l'hai fatto? Dici, c'è stato un disguido all'inizio. C'è un ruolo forte. C'è un ruolo forte. Io questa persona fastidiosissima non la inviterei più, caro Mara, di uccidere al primo turno. Pull in chat. Allora. Va bene, chi è l'altro? Perché il primo chi è? Francesco. Chiaramente te. Chiaramente te comunque che continui a... No, ma infatti no, perché se lo merita. Ma quando mai? Sta sempre a buttare tutto un gajara. Allora, no, innanzitutto, questa partita, poi non so fino a dove arriverà, ma Marra sarà il più forte dei buoni. Perché è molto probabile che questa notte Marra verrà resuscitato, perché è l'unico buono confermato, e poi continuerà a giocare come buono confermato il resto della partita. Sì. Quindi non so se arriverò mai più a dirlo, però Marra sarà molto forte, a meno che non era l'angelo in questo caso. Pace all'anima sua. Io ho una teoria, può essere anche sbagliata. Sergio non è un lupo. Ah. E che teoria è? Perché sennò avrebbe ammazzato o Livio o Mediator. Ah, dici, Livio per farlo sta zitto sarebbe stato... No, vabbè. Ma no, non lo farebbe mai. Ma per questo stesso motivo avrebbe ammazzato uno dei loro due? Ma per questo stesso motivo non... Cioè, che significa? Mica lo scagiona, cioè. Tu, da lupo, chi avresti ammazzato? Probabilmente Meliador, se devo essere sincero. Se devo puntare su qualcuno da uccidere. Vabbè, ma perché se lo merita? Non l'ha ammazzato senso, perché è lupo. Un po' per sì, è vero. Un po' perché temo da lupo un villaggero così potente, così sapiente. Quindi penso avrei scelto Meliador. Ma Meliador non si può autoindicare, quindi non può morire. Te sei convinto che Meliador sia il lupo? No, non sono convinto. Se parliamo seriamente, non sono convinto. Però, tutte le volte in cui è il lupo...
è sempre il primo a fare. Allora, sicuramente Marra adesso è il più forte. Questo è il più forte. La tattica dei lupi. Beh, è lo dice sempre, cioè... però vabbè. Esatto. Ma infatti, ultimamente è sempre lupo. Questo è vero. Quindi, questa potrebbe essere la prima volta dopo sei lupo di fila. Hai detto anche l'altra esatto. volta. Esatto. Esatto. Quindi la stricca è ancora verde. No, oh, vabbè. Ti sto difendendo. Non rompere ma il cosa... Livio è carico. Livio è no, carico. Vabbè, no. Allora. Non voglio fare cappellate, quindi mo allora, va bene il meme, però è vero che questa è una cosa che ultimamente sta usando, però non voglio sbilanciarmi, non voglio sentire la chat che poi fa... Pippa, io ma che ne pensi? Di cosa? No, del gioco, proprio dell'Ivio. No, quello... Off live, secondo me invece il lupo è proprio Olivia. Vedi? Secondo me Emma già sta giocando meglio di te. Chi? Prima volta già ti ha superato. Allora, secondo me non è Livio perché non si esporrebbe così tanto, non la butterebbe così tanto in cacciara. Però Livio di solito ce l'ha i ruoli quando fa le giocate. C'ho un ruolo sicuramente così. Anche perché siamo solo due villici, quindi diciamo che... senso sono solo due villici, quindi l'80% delle persone sì, sono frequenti ruoli. Ovviamente Livio sicuramente avrà un ruolo per cui si sente libero di poter sparare cazzate. Vabbè, tanto secondo può me essere. Cominciamo ad avere informazioni dai voti. Potrei avere un ruolo, sì. Consideriamo sì, vota. Sì. Consideriamo che siamo in sette. Lei è morto. Siamo in sette. Di cui tre sono cattivi, quindi quasi il 50% dei voti vengono dai quell'attore cattivi. Quell'attore è incredibile, ragazzi. Quello che si vede, un attore. Che performance. Un attore incredibile quello. Ho d'accordo. Visto che si è cappottato prima, però. Vabbè, ma faceva parte del metodo strano. Sti video mi distraggono dalla partita, io non ce la faccio. Questo, guarda come muove le mani, un attore incredibile. Due spanne sopra gli altri. Sono io il lupo. Vabbè, dai. Andiamo avanti. Si vota. Si vota. Iniziamo da Valeria. Porco 2-9. Ciao. Deria al Simo. Cioè, si è messo la felpa del lupo. È vero. È vero. Vuoi metterti qua? Bellissimo, è lo stregato, è lo stregato. Vuoi metterti qua? Se vuoi metterti qua, metto qua. Come... Ma dopo, dai, aspetta, sì, esatto. Dopo la partita. Vabbè, che ne so. Ho avuto... Meliador. Sono l'unico. Allora, da Valeria, puoi aiutare a portare? Ma in realtà a me mi sembra uguale. Dai. No, stava a dire è quello un attore incredibile. Siamo qua a pettinare le bambole, eh. Sergio. Ok. Alzate Meliador e Sergio. No, era solo un po' contraddetto, perché ho appena sentito tipo, secondo me non è Sergio, voto Sergio. Curiosa la tattica. Voto. Io voto Emanuele. No, ce l'ho, io ce l'ho. Guarda come lo tira io, fuori. Vabbè, continuo, l'ho appena detto, quindi voto Olivia. Due spanne sopra gli altri, questo. Io voto Emma. Io pure. Voto Olivia, comunque. Io pure voto Emma. Quindi, quante state? Emma 3, Livio 1, Sergio 1. Io. Ma se tutti sono 1-1 e 3, vanno tutti al ballottaggio. No, se tutti stanno a uno e uno sta a tanti voti, muore direttamente. Devi avere almeno due voti per andare al ballottaggio. Tranne se rimaniamo in trenzo. E allora Sergio. Okay, Sergio e io voto Livio. Andate voi a dire al ballottaggio. Io lo sapevo che era Meliador. Io ve lo dico. Io tardi. Uno scherza, poi c'ha ragione, capito? È meglio. Io non ho nulla da dire, cioè nel senso sono stato tirato in mezzo a questa situazione da colui che mi ha difeso 2 minuti fa, quindi non so, spero
Spero di essere safe qui dentro, non dico altro. Che vuol dire spero? Lo sai se sei safe? No, spero che dal vostro punto di vista. Dal vostro punto di vista. Io sia safe, certo. Non mi voto da solo, sfortunatamente. E io vorrei sapere perché mi hai votato, Emma. Perché io sto qui per la prima volta a Fallupus e quindi non c'ho chiaramente ancora una tattica specifica. T'ho guardato e ho detto te sei il lupo. Sono convinto che tu sia il lupo. Sei convinto? Sì, convinto al 100%. Perché? Ti guardo negli occhi mi guardi e vedo negli il lupo. Occhi. E vedo il lupo. Mi conosci così bene da vedere dentro la mia anima. Io non lo sono, cioè se volete fidatevi del fatto che io non sono il lupo. Però se volete perdere un'altra persona utile... Vabbè, io ci avrei... Vabbè. Insomma, vabbè. Che c'hai? Insomma. 100. Vabbè, insomma. 100. Chi 100. Vuole. Cioè, sì. Oh, riesci a dire una frase più o meno? Famo che se siamo capiti. Cioè, comunque. Mi pare poco carino. Ancora. Perché non sto al ballottaggio. Ok, niente. Vabbè, dilla la parola tu. Vabbè, palesemente, ma ho indemoniato, devo ancora capirlo. Va bene. Grande errore. Pardon, non vedi altro? Io sto a posto. A votare da me. Livio. Alex. Sergio. Dexter e Valeria. Livio, Sergio. Emma. È morto Emma. Attenzione. Ribaltone. Il divano ha ucciso Emma. Muore Emma. È notte. Chi ucciderà Meliador questa notte? Scopriamolo insieme. Allora, lupetti, aprite gli occhi. Chi volete trucidare? E stanotte all night long. Bene, chiudete gli occhi. Cavaliere, chi vuoi proteggere? Bene. Angelo, vuoi resuscitare qualcuno stanotte? Bene. Detective, chi vuoi guardare? Perfetto. Bene, chiudete tutti e riaprite tutti. Aggiorno. E stanotte, cari miei amichetti, ci lascia una persona tanto cara, anche se non a tutti. Francesco Meliador. No. Livio Lupo. Allora, caro Dexter. Per me Livio Lupo o indemoniato? Ma scusa, ma caro Dexter, ma secondo te, no? Secondo te, io lo attacco tutta la partita e poi la sera lo secco, ma sono scemo? Sì, per me. Cioè, allora, io devo dire che effettivamente sei quello che ti sei accollato. Ma poi, aspetta, non è resuscitato nessuno? Cosa? Questo divanetto è un po'... Io mi sono persa qualcosa. Sospetto. Tu sei stato prima. Qualcuno è stato risuscitato? Ok. Credo di no. Tu sei stato prima a accusare lui e poi dopo moglie va a dire tu ecco, sei vorrei creare uno scompiglio. Sapere la tua strategia. Spero qui. Che tu non fossi l'angelo. No, non sono indemoniato, dico semplicemente la strategia perché prima ho difeso Sergio e poi l'ho votato. Mi dispiace che sia andato al ballotaggio. Semplicemente non penso che... Al Balotelli. No, semplicemente Sergio credo sia buono perché per la prima uccisione non avrebbe mai ucciso Marra. Ma che cavolo è? Non avrebbe mai ucciso Marra. E dopo l'ho votato semplicemente perché
non sapevo che cavolo votare e pensavo okay, era per safe per mischiare un po' i nomi. Va bene, va bene. E che dire? L'hai votato perché era più safe. Esatto, perché non sapevo. Sì, sì, è il motivo per cui io in realtà. E sono convinto pure che Emanuele è buono. Perché hai votato una persona che pensa? Perché non sono. Infatti, devo votare a te. Infatti, mo te voto a te. Ok, ok. Ma è cioè, nel senso, sta dai numeri all'otto. Se posso dare un'opinione, però secondo me ti stai comportando molto Livio, da indemoniato. Livio a me torna un po' sospetto perché effettivamente stava credendo meglio dall'inizio game. Caso vuole sia morto, ora lui ma, potrà scusa, dire ma la, se io, se io fossi ovvia. Lupo, se scusa, scusi, allora. Mi scusi signor Sergio. Poi mi dovrai se far io, finire prima. Se, no, no. Adesso parlo io. Adesso parlo io. Se io fossi Lupo e vedo Tizio X che accusa Tizio Y, io così la prima cosa che ha fatto da fare il contrario, ammazzo di quel tizio proprio per far ricadere i sospetti sul tizio e l'ha attaccato tutta la partita. Certo. Quindi su, su di me. Stesso. Rega. Su noi. Ma su voi. Questa... Siamo in 5, giusto? Sì. Vivi. E l'altra cosa che volevo dire Zitto! È che sto parlando io. Per due volte di fila sono stato votato da Alex e questa cosa sinceramente mi insospettisce. Oddio. Non so se è qualcuno che ha cattivo Alex. Per me sei sospetta, insomma, cioè, secondo me non avevi ragione di tirarmi in mezzo al ballottaggio. Comunque allora, sì. No, scusa. Parlo io adesso. Mi scusi, okay. Mi scusi. Adesso siamo in 5 vivi. Tenete conto cosa significa vivere con questa persona tutti i giorni. Livio, aiutami tu. Finché non parlo io. Siamo in 5 vivi. Se non abbiamo già seccato un lupo, è una bella merda. Quindi io proporrei. Uscite i ruoli. Esatto. Facciamo un bel coming out. Nessuno da dire niente? Livio, dici un po'. Io sto aspettando. Io sono un villico. No, io sto aspettando in generale. Non ce l'ho il ruolo. Ah, quindi siamo io e te i due villici. E gli altri? Io sono... Te che c'hai? Te che ruolo c'hai? Che stai a ride? C'è il ruolo che c'è te, che è il lupo. Te, Steph, fa un gioco, guarda, che è proprio una cosa... Sta buttando in mezzo una caciara, dico, guarda. No, per me te sei il lupo, l'altro devo individuare. L'altro devo individuare. Vabbè, vabbè, va bene, va bene, va bene, dai. Dai, votiamo. No, raga, no, 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 cosa? È giunto il momento. Dì, è giunto il sei. Momento. Io sono il detective. Vai, e perché ho messo Meliado? Perché ho visto che aveva un ruolo. Però a questo punto era un ruolo buono. Probabilmente l'angelo. Dato che non è reso. Esatto. E poi ho visto te che ho un ruolo. Che hai un ruolo. Esatto. Che ruolo hai? Se vado al ballottaggio lo dico. Cazzato? È un ruolo buono. Se vado al ballottaggio lo dico. No, vabbè, ok. Tanto sono quindi tre, in teoria, quindi in teoria tu hai un ruolo. Sì. Tu sei il detective. Io sono villica, tu sei villica. E tu chi sei? Io sono un amichetto dei buoni. Allora abbiamo vinto. Allora abbiamo vinto perché lui è il lupo. Lui chi? Dexter. Allora per come sta a giocare mi sembra più l'indemoniato. Sembra, ma in realtà no. Potresti pure staffare questo gioco e poi in realtà sei... Se volete mettetemi, se volete sapere che ruolo ho, mettetemi al ballottaggio. Ballottaggio. Al ballottaggio. Però ballottaggio. Ho un ruolo buono. Veramente. E te sei il lupo quasi sicuro. Non era sicuro che lo era pure Sergio. No, Sergio gli ho detto che è buono. Per me Sergio è buono. Per me Sergio è buono, ho detto. No, vabbè. Sai chi devi vedere la prossima volta, anche se muori. Io se morirò guarderò te. No. Eh sì. Fidati, sprechi il voto. Per me sei la più sospetta in realtà. Fidati insieme di me. A Dexter che fidati però di me. Sa no, molto già di visto Dexter.
Fidati di appunto, insieme a Dexter. Penso aspettare Alex personalmente di Dexter, se devo essere sincero. Su di me sprechi il voto, fidati. Quale voto? Si chiama sguardo, ma quale voto? Sprechi lo sguardo, dai, quello. Ma come qua, no? Dai, su. Ma come qua, no? Silenzio in aula. Lo sprechi. Sprechi silenzio, quello silenzio, che sprechi, lo sprechi. Silenzio in aula, per favore. Però sai qua mi servirebbe il cappello ottocentesco, Marco, per far giudice. C'ho tutto. Su di me lo sprechi, te lo dico. Ma dove la tira da fuori? Se vuoi vincere, guarda qualcuno sul divano. Silenzio in aula. Sono qui per decretare il verdetto. Oh, ma che so sti sotterfugi? Oh, ma stiamo scherzando? Marra, sottovoce, in maniera sibillina. Queste gelosie 10.000 euro di danni. Veramente, lei deve intervenire, giudice. Non si possono scambiare fluidi. Allora silenzio. Ma che hai preso per maggi, mi scusi. Silenzio in aula. Oh! Non ho detto niente di nuovo. Io ci metto un attimo a mettere la gabbia a tutti. Ci metto un attimo. Meglio la galera. Meglio la galera. Allora, iniziamo a votare dal Sor Meliador e stavolta. Livio Marcone. Sergio. Dexter. Tu hai dato Dexter? Un voto Livio, un voto Sergio, un voto Dexter. Sergio. Decisamente Livio. Livia. Valeria. Luca. Quindi al ballottaggio Livio, Sergio e Dexter. Confermate, due voti, tre voti. E un voto Valeria, quindi. Per piacere, ragazzi, ballottaggio. Io ho un ruolo buono. Ma io l'ho detto il ruolo che c'ho! Sergio, che ruolo hai? Io sono il detective, Livio, ho detto una cazzata. Spom! Non ha senso questa Spom! Cosa. Vabbè, sono stato sgamato. No, no, vabbè. Che devo dire? Va bene. Possiamo votare, direi. Sì, sì. Tu che ruolo hai? Io ho un ruolo buono. Eh sì, è dillo. Lo vuoi rivelare? Certo. E che ruolo è? Sì, sono il cavaliere. Chi hai protetto? A te. Hai fatto bene. Hai fatto bene. Bravo. Io stasera so chi guardare, se rimango vivo, ovviamente. Vabbè. Avete altro da aggiungere? Ma scusa, di chi hai guardato? Sì, di chi hai guardato. No? Io avevo guardato Meliador, che aveva un ruolo. E avevo guardato Alex, che aveva un ruolo. Andiamo, baby! A partire da Valeria, votano Valeria e Alex, se non sbaglio. È Livio. Sergio. Beh, Dexter esce dal ballottaggio. Ballottaggio Livio e Sergio, prego. Se volete di altro, se no... Perché non hai aggiunto... Tu non puoi parlare, signor Dexter. Io non ho nulla da aggiungere. Io non ho aggiunto quello che voglio. Io non ho nulla da aggiungere, cioè nel senso, per me la situazione è ovvia, è chiara. Bene, questa volta iniziamo a votare da Alex e vota anche Dexter oltre a Sergio. Te chi ha votato prima? Sergio. Livio.
Quindi Sergio muore questa notte. Ed è notte! Forza, ci avete sonno? Io lo so, andate a dormire per piacere. Bene. Quindi, lupetti, svegliatevi, chi volete uccidere? Bene. Cavaliere, alzati. Chi vuoi proteggere? Bene. Angelo, destati. Vuoi resuscitare qualcuno questa notte? Bene. Detective, svegliati tu e dimmi di chi vuoi sapere il ruolo. Bene. Chiudete tutti gli occhi e riapriteli perché è giorno! È giorno, un giorno di festa per il villaggio perché non è morto nessuno questa notte. Allora, sono rimasti vivi Alex, Livio, Dexter e Valeria. Ci sta. Io ho protetto me stesso. Hai fatto bene. Ho attaccato me. Hai fatto bene. Vuoi sapere chi ho visto? O ti tu pensi che io sia buono o che sia cattivo? Dici, io ho votato Sergio, quindi ti ho salvato. All'inizio avevi votato lui. Sì. Vabbè, te sei il lupo, quindi raga, parliamo con noi tre. Lui, è, secondo me, è buono, perché Sergio ha detto che io ho un ruolo e non ho un ruolo. Chi hai visto? Io ci credo che lui è il detective. Mi guardasse che tu continui a dire che io sono il lupo. Fai parlare Livio, per favore. Io ho guardato Valeria e Valeria non ha un ruolo. Più che dirvi questo, non so che altro dire. Quindi, secondo me, a questo punto è Alex. No, no. Io sono Villico, Valeria è Villico ed è uno di quei due. Io non posso, io non posso essere, perché io mi sono protetto. Potrei infatti te, sei safe. Te sei safe, secondo me. Scusa, perché sei un cavaliere? Alex, perché nessuno si è dichiarato cavaliere e non è morto nessuno. Potrebbe essere anche morto. Eh no. No, ma i lupi non hanno ucciso. Eh no. E allora è lui. È lui il cavaliere. No, allora sei tu il lupo. Che cosa c'è? Hai fatto la lui giocata del secolo, però sei tu. Allora, no, il va lupo bene. O sei tu o sei tu. Io non posso essere il lupo. Perché? Perché sono il cavaliere, ho detto che ho protetto, mi sono protetto a me stesso stanotte. Di esattamente non sono... la sequenza con cui hai protetto la prima notte. La prima notte ho protetto te, la seconda notte ho protetto Livio, la terza notte ho protetto me stesso. Io adesso scriverò tutti i ruoli a Giorgio. Quanto è fico Meliador. Io ovviamente non guarda risponderò. Caso li ho capiti anch'io, caro Meliador. Guarda caso no, non li hai capiti perché se pensi che io sia se voi li scrivo, se voi li scrivo e voi li scrivo anch'io. Li scrivo anch'io. Li scrivo. Sì, è lui che ha iniziato. No, dai, è lui che ha iniziato. Dormi, state giocando. Aspettate. Io sono morto, tu sei vivo. Ha iniziato lui, voi li scrivo anch'io. Tu sei villica. Ti fidi di me? Io sì, mi fido di te, okay, mi fido pure di Livio. Però come si fa? Perché se lui dice che è cavaliere. Io, ragazzi, sono l'unica persona di cui vi dovete fidare. Per forza di cose. Io sono d'accordo con Dexter. Cioè, sì, nel senso. Secondo te chi è? Io a te ho guardato e non sei niente. E lei per forza. Allora, raga, aspettate. C'è anche un'altra possibile teoria che adesso mi è balzata nella mente. Così potrebbe essere che Livio e l'indemoniato. Abbiamo un indemoniato, no? Sì. Che sta proteggendo Valeria. Perché a me puzza proprio che siamo ma grazie, due è l'unica scappatoia che ti rimane, però. No, io sono villico 100%. Sì. No, io sono villico 100%. Ma scusa, ma si è palesata un'altra persona che ovviamente era lupo. Che era Sergio andando Livio, contro di me o indemoniato. Livio sgravava troppo secondo me per essere l'indemoniato. E se fossi stata io il lupo sarebbe no, stata l'indemoniato è l'unico l'indemoniato è l'unico ruolo che può sgravare. Andare a colpire Luca dopo che gli avevo dato addosso io. Il turno
prima, praticamente. Stava proprio shock. No, raga. Livio, allora che ruolo aveva Sergio? Era un lupo, Sergio. O l'indemoniato. Sì, ma a sto punto... Anzi, probabile l'indemoniato. Probabile l'indemoniato. Si è palesato a caso il ruolo mio, dice, mettendoci pure un perché po'... Perché non hai guardato me allora, scusami? Perché tu mi hai detto guarda lei. E io ho guardato lei, ho fatto quello che mi hai detto te e lei non è niente. Quindi... Io sono villico 100%. Chiaro, io sono villico 100%. Io, secondo me, allora, l'unico su cui... Però Dexter è confermato 100% perché non è morto nessuno, quindi il cavaliere è per forza vivo. L'unico su cui non c'è... Non ho dati, sei tu. Tu sei il cavaliere. Io sono il cavaliere. Ti sei autoprotetto. Sì, mi sono autoprotetto. E allora il lupo è Valerio. Ma per forza lui è il cavaliere. Cioè già il fatto che... Il lupo è Valeria, non ho detto lui. No, lo so, lui. Però già il vero il dubbio. Tu sei mi puzzi da indemoniato adesso, mi è balenata sta teoria. E quindi Sergio che cos'era? Un lupo. Vabbè, Sergio ha palesemente bleffato perché ha detto che io avevo un ruolo. Quindi cioè Sergio ha bleffato contro di me sapendo che io sono e che lui è e siamo andati contro? Cioè che senso aveva quella mossa? Non aveva Sergio senso. Ha bleffato comunque a prescindere da chi cazzo fosse perché io non ho un ruolo. E ha detto che mi ha guardato e che ho un Vabbè, ruolo. Per io me non ho è un chiara ruolo, la cosa. Quindi per me è chiaro che lui, qualsiasi cosa cazzo fosse, comunque ha detto una cazzata. Dicendo così, quindi secondo te bleffa pure Livio, però. Perché Livio dice che tu c'hai un ruolo. Per cioè, l'altro... Abbiamo bleffato doppio. Tu hai detto che c'è un ruolo. Ma lui non mi ha guardato, dice che non mi ha guardato, quindi dice che c'è un ruolo perché adesso deve... Ma quanto te devo ripetere? No, perché tu adesso vuoi che vincano i lupi e quindi amici, te adesso a me. Hai visto Alex? Allora, non ha io senso, io ho visto no. lei non ed ha... è un villico, quindi per no. esclusione per no. forza lei. Non ha senso, non ha senso che tu prima ti fidi di me e poi adesso... No. Amici? Valeria. Si vota a partire da Valeria. Valeria, lui l'indemoniato. A sto punto, scusa. Voto. Adesso vogliamo votare. Voto. Nome. Alex. Dexter. Votiamo tutti, no? Certo, tutti quanti. Valeria. Alex. Valeria. Valeria. Alex. Valeria. Quanti voti ha Livio? No, uno mi sa. No, zero. E abbiamo perso, cioè nel senso scegliete voi il mio voto. Attenzione. Dai, vota Amelia. Voto Livio Marcone. Come, vabbè no, no non dico. Vota Livio, ok. Ballottaggio Valeria, Alex. Ma dai il microfono. Chi vota allora... non può per salvarci. Questo che è cattivo. Sta proteggendo lei che è il palese lupo. Io sono ma un da medico. Quando mo sono diventato io il palese lupo? Non lo so, ho avuto un lampo di genio che mi è sceso nella mente dicendo che cazzo tu secondo me possiamo allora, tagliare corto mettiamo sì perché tanto voti tu grazie no, a no 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 perché aspetta però no c'è un problema sono due votanti siamo all'impasse no Francesco ha capito siamo all'impasse perché lei è lupo. Se c'è l'impasse, che io voto sempre una persona e l'altra vota l'altra, abbiamo detto che vincono i lupi. Capito? Quindi hanno vinto i lupi perché. Quindi io voto Alex! Voto Alex per sempre se più lo uno! Perché non è possibile. Ma che cazzo hai votato? Perché hai votato Valeria? State buoni, fatemi fare un recap per piacere. State buoni. Allora, che cosa sta succedendo? Vi spiego cosa succede prima che iniziano le chance di sé. Allora, al ballottaggio c'erano Alex e Valeria. Valeria è lupo, Livio è indemoniato, Dexter è buono. Dovevo votare Livio per non andare dunque sono un piccolo indemoniato che cerca di fare strada nel mondo. Ti spacco la faccia, Livio. Fatemi parlare. Che cosa è successo? Che... si sarebbe creata una situazione di stallo perché Dexter avrebbe votato a stecca Valeria, Livio avrebbe votato a stecca Alex, stallo, quindi vincono i lupi perché l'abbiamo è stato deciso l'altra così. Volta, sì.
Ora, i lupi chi erano? Valeria e Sergio. La cosa più importante. Aspetta, aspetta. Il cavaliere... Dormì, ma come fa a essere l'angelo Meliador che non ha usato il potere quando ero morto io? State dormendo in piedi. Il cavaliere era... Cosa c'entra? Cioè. Io sono morto e poi è morto lui. Poteva usarlo quella notte. Ma è importante capire il ruolo di Meliador, cioè... Fate parlare George. Ragazzi, non fate incazzare George. Ah, che mi sta trattando di merda inizio partita. Allora, infatti, adesso parlo io. Adesso parlo io e basta, Gitano, ti faccio spegnere tutti i mic se non la fanno finita. Te lo dico. Mi prendo questa responsabilità. Allora, il cavaliere era Dexter, l'angelo era Marra, poraccio, il detective era Ema, e l'indemoniato era Livio. E Meliador ha azzeccato i ruoli. Però alla fine, Meliador, fallo dall'inizio, signor Meliador. Anch'io li sapevo tutti i ruoli, caro Meliador. Tu sei già, tu sei il cattivo, grazie, lo sai. Ho sbagliato io perché ho mandato Vabbè, era palese, secondo me, anche da fuori. In passa la partita. Ho sbagliato io, dovevo votare qualcun altro, non dovevo votare Valeria. Quindi ho sbagliato io, ok, me l'assumo io la responsabilità. Ma però me la rischia, te la sei doppia Sergio, Sergio cerca di complicarmi la vita in una maniera incredibile. Lo so, però era l'unico modo in cui noi uscivamo. No, a quel punto io mi facevo votare, però eri troppo palese, fake veggente. Sì, cioè. No, non era mi beccavo i voti io quel turno. Me li beccavo io se tu stavi zitto. E morivo io, avevate vinto. Sì, però vabbè, dai, sti cazzi, abbiamo vinto uguale. Quindi, vabbè. Dai, comunque, raga. No, comunque dovevi dire. Sì, 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 sì. Dovevi dire tipo Sergio che avevi visto Livio e aveva un ruolo. Doveva parlare dei ruoli già palesi. Mm. Invece ha azzardato su di me che non ero confermato. Poi ha azzardato su Alex che sapevi che era buona. Mm. Quindi hai rischiato perché è l'unica che effettivamente non c'è un ruolo. Sì, però era troppo pulita, io dovevo mettere un dubbio su di lei. Perché sì, sennò sì, però era... se tu... Ok, però in realtà il dubbio tu lo lasciavi su Livio, avevate vinto perché avevate due lupi in vita. Certo, se moriva Livio, avevate vinto. Quindi tu dovevi parlare dei morti. Sì, 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 sì. No, ma infatti, parlare allora, dei morti. Era certo, ho smesso se di difendermi, faccio morti, vabbè. I morti non ti potevano più votare perché era il ballottaggio. Tu parli dei morti e al massimo dici, ho visto te e hai un ruolo. Sì, ma c'è. In realtà l'errore di Sergio sta in una trappola logica, però nessuno ha colto. Livio ha detto di essere detective e ha visto me che avevo un ruolo. Io ho votato Livio. Di conseguenza, io sto dicendo: io non ho un ruolo. Lui ha detto una cazzata. Quindi, quando tu ti esci come detective, tu devi dire che io non ho un ruolo. Perché altrimenti anche tu stai mentendo. Perché io ho detto che Livio mente. Se tu dici la stessa cosa di Livio, menti anche tu. Allora sì, però in quel momento lui era considerato buono e Livio cattivo. No, erano quindi... tutte e due. Cioè, allora nel momento in cui ma io Alex, perché Alex Livio? Ha votato Sergio e poi Sergio è morto? No, ma hanno perché fatto bene Sergio a votare Sergio. Sì, ma se lui non avesse detto Alex ha un ruolo, lei magari non l'avrebbe votato, avrebbe votato Livio. Certo. Quindi pure là ti sorge il dubbio. Se tu te la cavi easy. Però vabbè, ci sta, non te lo puoi aspettare. Tu là sei stato Livio. No, io ero Livio alle strette. È stato bravo. Livio è stato bravo, quindi non so se avrei votato Livio. Veramente. Sì, però mi è venuto proprio alla fine il sentore. Sì, ma ragazzi, nel momento in cui Livio, nel confronto con Sergio, non spende una parola, è ovviamente l'indemoniato. Sì, e lui è ovviamente il lupo. Sì, sì, cioè, sì, ci avete messo 6 anni. Sì, sì, sì. Ma è ovvio che poi Dexter è il cavaliere. Rimane per forza Valeria. Io infatti dopo è scontato che tu avevi capito, quindi ho detto sicuro vota Livio e Meliador, sicuro vota Livio. No, ma io tu avevi capito, quindi ho detto sicuro votano Livio e decide Dexter. Non ho pensato all'impasse, va bene? Sono stata io pensavo di finire in mezzo alla cacca molto prima perché ho detto comunque. Invece quando non ho riflettuto, sono stata Alex, capisce sempre tutto, basta vedere i miei voti, però ok. Però attenzione, se posso spezzare la lancia fuori di è impulsiva, grazie Alex. Era molto difficile. Anche coglione, è vero. No, lasciate stare Alex, ma avete rotto il cazzo. Raga, basta un po'. Era molto difficile. Comunque, io speravo di poter creare l'impasse, ma era molto difficile crearlo perché non sarebbe bastato che noi due votassimo Livio. Perché bisogna mandare al ballottaggio tutti e tre. E per forza di cose Alex avrà 3 voti perché i 3 cattivi la votano. Sì, certo. L'unico modo per mandare 3 persone in realtà è che uno di noi buoni voti volontariamente Alex e fare 2-2 tra loro due. Perché se tu fai 3-3-2... vanno solo in 2 al ballottaggio, quindi bisognava votare 2-2 e poi 4, oppure 3-1, insomma. E per fare in modo che andavano 3-3, era molto difficile. Ma infatti non si doveva arrivare a quella situazione, un po' un casino. Comunque, bravi, bravi lupi, che poi è ucciso al primo turno, l'angelo così. Porca troia, Valeo! Io non volevo ammazzare te, mannaggia, ho montato Meliador come ho dichiarato lo stesso turno. Io ho detto io avrei ucciso Meliador. Sicuramente sarà risuscitato, io stavo là a fare i bocchini proprio.
vabbè, vabbè. Quindi facciamo adunanza. Adunanza. Dai, dai. Faccio il master. Che... Vai, facciamo master a Red Lord. Sì, sì, sì. Adunanza, ragazzi. Adunanza. Il nuovo lupus. Allora. Metti i ruoli nuovi. Sì. Vabbè, oddio. Magari riproviamo gli stessi. Così. Comunque, Meliador, succhiamelo. Ma io in realtà ho vinto dei punti rana. Ho scaduto i ruoli. Sì, vabbè. Sì, ragazzi, mi raccomando con le sub che a 100 si arriva al terzo. Se no, niente. Se no, andiamo a casa prima. Vuoi metterla? Ah, vuoi mettere tu? Vai. No, mettici tu. No, io stavo solo avvicinando il microfono. Qua si sta scoprendo. Vuoi metterti qua? No, io in realtà volevo andare avvicinato. Appena ho detto mi siederò sulla sedia di Mr. Frame, Simone si è messo a correre. Meliador, succhiamelo. Sono triste. Io non c'ho parole. Madonna, ma quanto è bassa sta sedia? È bassissima, sì. Infatti sembra sempre basso. Raga, basta dire che è baro, non è vero! Ma non è vero! Ma rotto il cazzo, cioè. Comunque. Dica, ho 40 anni con la figlia, mi metto a bara al lupo. Hashtag io sto con Alex. Posso dire una cosa, è una stronza ma non bara. E sono in conflitto di interessi, però è troppo competitiva per barare. Oh. Guarda, bene. Io mi sono stupita che sta botta non mi ha pigliato subito, perché di solito mi cecchina istantaneamente. T'ho beccato io, però. Cioè, io quando gioco con Alex e faccio il lupo, ho paura, perché la mi becca sempre. E fai bene! Sempre. T'ho beccato io e nessuno mi ha dato retta. Ma come si alza? È rotta. Ma come è rotta? A te è proprio. Allora è buono. Come funziona? Sono una nanetta. Ah, regà, no, perfetto, master. Faccio la regina di cuori. Che master, so passare così? Ma facciamo un briefing. Sì, facciamo un briefing. Allora, briefing per il nuovo gioco. Sennò tipo i bambini al cinema col seggiolino. Devo allora, fare. È un gioco simile al lupus. Simile al lupus. Ma vuoi questo, dai. Giorgia è passata dal lato oscuro della chiacchiera, perché non è più il master. Allora, è simile al lupus, ok? Ci sono due squadre, buoni e cattivi. Al contrario di lupus, però, i ruoli non sono segreti, ma sono rivelati, i ruoli dei personaggi. Quindi, che ne so, tu sei Ade, sai il potere di Ade, ma la gente non sa se sei buono o cattivo. Ok, quindi, che ne so, Ade è un ruolo simile al cavaliere, ad esempio, e tu puoi essere buono o cattivo. Quindi il tuo potere potresti usarlo da buono o da cattivo, ok? Sono Siamo tutti cattivi. Infatti quando dice apri gli occhi, non apri gli occhi. Qua è una sfida tra malvagi. Però alcuni giocano con i loro poteri per il bene. Esatto. Capito? Tu c'hai un potere che è quello, ma puoi usarlo per il bene o per il male. Sono due squadre, sono. Uno malvagio e l'altro malvagio più. Ok? Allora, ci sono due tipi di personaggi. I super cattivi, che hanno un potere specifico, e gli sgherri dei super cattivi. Gli sgherri dei super cattivi non hanno un potere, tranne uno che poi vi spiego, però se votano il loro super cattivo di riferimento, ad esempio c'è Ade, c'è Pene e Panico. Se Pene e Panico votano Ade, e Ade quando muore non era cattivo, Pene e Panico muoiono appresso a loro, ok? Quindi se sei lo sgherro del super cattivo, lo voti solo se sei certo al 100% che è uno stronzo, perché altrimenti è come se ti stessi suicidando. Yes. Ok? Perfetto. Allora, adesso io vi darò due carte a ognuno. Una è il vostro personaggio e l'altro è se siete buoni o se siete cattivi. L'allineamento, bravo, l'allineamento. Grazie Fabiola! Grande Fabiolona! Grande Fabiola! Sergio, ti dicono che sei nervoso. Sono nervoso? Ha vinto, Allora, sinceramente... Sono stato messo abbastanza alle strette a un certo punto, cioè non ero tipo, porca puttana, dai, abbiamo quasi vinto, chiudiamo sta partita. Invece no, fino all'ultimo tartassato. Speravo di vincere più facilmente. Ecco, questo è il tutto. Anche apprezzo, grazie. Guarda che stavate là, eh. Io dai, raga, basta che mi rodo il culo. No, Alex, no. Dai. Allora, no, giochiamo. Allora, diciamo che per questa partita... un programmer Instagram. È un TikToker, certo. Tolgo di successo. Capitanoncino. Chi non lo conosce fa meglio a farsi una cultura, ragazzi, perché veramente nel 2022 non conoscere Sergio su TikTok. Allora, possiamo anche cambiare Ade. Ma sì, dai, cambiamo Ade. Un nerdammer sa di formaggio. Allora, vi vado a spiegare i personaggi che abbiamo. Madre Gothel,
che viene messa al posto di Ade. Madre Gothel è esattamente il cavaliere cangiante. Ah. Esattamente il cavaliere cangiante, ok? Cioè ogni notte ne indica uno, quello viene salvato da che se viene... ah. Non può mai indicare due volte questa persona, può indicare se stessa. Ok? Facile. Se è cattivo è fighissimo. Se è cattivo è una pippa. Se è cattivo. Proteggi una volta me. Ah, vabbè, sì, c'ho senso. Nessuno verrà mai salvato se è cattivo. A meno che non è molto scarso questo cattivo. E poi abbiamo il principe Giovanni che c'ha la corona. C'ha la corona. La signorina Giorgia è stata il principe Giovanni l'altra volta, l'abbiamo vista in tutta la sua regalità. Semplicemente, quando una votazione finisce pari, decide il principe Giovanni. Se muore, designa un erede a cui dà la corona. E quello sarà il nuovo, diciamo, ago della bilancia in caso di parità. Poi c'è la regina di cuori. La regina di cuori, una volta partita, lo può fare. Durante il giorno, mentre si discute, a un certo punto gli parte la brocca, indica una persona e fa tagliare la testa. Si interrompe la discussione, nessuno può più parlare. Si vota solo per tagliare o meno la testa della persona indicata la regina di cuori. Vi dico un piccolo aneddoto. Io ero la regina di cuori alla scorsa puntata. Tipo al secondo turno ho fatto tagliategli la testa a Marra, che era cattivo. Quindi abbiamo già beccato un cattivo. E è stato tagliato, è stato tagliato a metà. Quindi è molto utile, mi sono divertito. E poi attenzione, i due ruoli più importanti, quindi quelli per cui fare più attenzione, Malefica e Diablo. Allora, Diablo è l'unico sgherro con il potere. Come funziona? Durante la notte è tipo un veggente diviso a metà. Durante la notte Malefica apre gli occhi e mi chiede una persona, ad esempio Sergio e Malefica. Sergio apre gli occhi e mi chiede di Giorgia. Ok, io ti faccio chiudere gli occhi, poi li apre Diablo, che è Simone. Okay. Dico a Simone cattivo o buono e basta, non gli dico neanche chi hai indicato. Cattivo o buono. Poi tu riapri gli occhi e lui dice a te cattivo o buono. Ok, quindi c'è la possibilità di tradimento. Esatto, lì in mezzo. Esatto. Se Diablo è il cattivo, potrebbe mentirti. Se tu sei il cattivo, potresti prendere informazioni di Diablo, ma usarla male. E quindi c'è questo veggente, ma è sempre un po' sus. Ok. Ok. Perfetto. In ultimo c'è Sherkan, il nuovo ruolo. Sì, è cattivissimo, Però sai qual è il problema? L'altra volta noi abbiamo sbagliato perché gli hanno detto chi aveva guardato. Gli hanno detto a Mara che era Diablo, Livio, capito? Invece non lo doveva sapere Diablo. Non deve sapere chi è stato indicato, solo se è cattivo o meno. Poi lui decide se riferirlo. Quindi in realtà potenzialmente Malefica può pure indicare te che sei Diablo, in realtà. Esatto. Quindi tu devi pure stare attento a quello che dici. Certo. Sì, regà, non è registrato. Siamo il Sanadimo che è una live registrata. No, ci siamo in live, regà. Ci siamo, Vabbè. Un meme. Vi caghiamo, Io vi sto a legge, insomma, non vi preoccupate. Abbiamo ringraziato pure Fabio. La perfezione esiste e si chiama Meliador. Mazza, grazie, troppo gentili. Sherkan è più figo di me. Sherkan è più figo di me. Guarda quanto è figo Sherkan. Allora, Sherkan è l'unico cattivo che non c'ha gli sgherri. A lui non gli dovete romper cazzo, sta per conto suo. Qual è il potere di Sherkan? Lui ogni turno, quando vota le votazioni, se il personaggio non viene eliminato, lo graffia. I personaggi graffiati, a ogni futura votazione, partiranno già da un voto. Se continua a graffare lo stesso, a un certo punto lo potrebbe buttare fuori pure da solo. Ok? Perfetto. Se, non viene votato. Quindi... Cioè, lui, il suo voto. Allora, ok, a prescindere da quello che poi succede. Dexter è Sherkan. Okay. Ti vota. Sì. Non viene eliminato. Se non viene eliminato, che serve? Non viene mai più votato. Certo. Non c'è il concetto di ballottaggio qua. Non c'è il concetto di ballottaggio. Ok. Quindi, graffio. Al prossimo turno tu parti già con un voto. Ti rivota? Ti rivota? Due artigliate. Perfetto. Se avete capito tutto, se avete domande, fatemele. Allora, Madre Gothel è il cavaliere cangiante. Ovviamente questi sono gli sgherri di Madre Gothel, sti due fenomeni. Sherkan è quello che mette le artigliate, sì. Lui solo di giorno, non apre gli occhi di notte. Poi c'è Malefica che è... Malefica. Malefica è quella che decide la persona da guardare. Diablo è quello che guarda la persona. Malefica sa chi è Diablo, tutti ma non sa cosa dico io a Diablo.
Il Diablo poi dirà una cosa malefica che potrebbe essere vera o falsa. Ok? Perfetto. Poi abbiamo la regina di cuori, che è quella che taglia la testa alla gente, il re di cuori, lo sgherro, e poi abbiamo il principe Giovanni, che è quello con la corona, e Servisire, che è lo sgherro. Poi tanto il potere sta scritto sulla carta, sì, che vi ritrovate. Sì, sì. Sta okay. scritto sulla carta il potere. Sì, sì, sì. Perfetto. Io non voglio essere uno sgherro come l'altro. Io sì, voglio essere corvo, là. Che taglio. Ve le do a caso, eh. Bellissimo. Allora, Giorgia. Eccola. Giù! Il principe Giovanni un'altra Ragazzi, volta. Il gioco lo sa che questa corona che culo. Spetta a me, signori. Ma a me esce uno sgherro. Questa corona merda, spetta a me. Metti da un test. Certo, me metto un test, andò ma la metto. Mi piace. Lo sai benissimo dove la metti. Mi piace. Ah, le... top. Ah, quello che graffia, top, top. Simone. Sì. Diablo. Ok. E il Diablo Granoce. Davide. Santo cielo. Madre Gothel. Vai, cavaliere. È cangiante, Mara, infatti. È cangiante. Marco Livione. A te te lo scherzo. Sì, sì. Sgherro in mezzo. Sì. Oh, che ancora male. Che cazzo so? È il mio sgherro, Livio. È lo sgherro di... Fratelli Stampington. Guarda che coglioni. Cioè io c'ho i fratelli Stampington. Ma chi, no, ma chi so? Ma chi so? In due non ne fanno uno. Esatto, ma che è? Ma lei mi caverema. Sergio. Mi dica. La difenderò. Missire. Sei lo sgherro di Giorgia. Mio sire. Da Maggi a Sergio, signori. È un attimo. E ovviamente, no! E ovviamente la regina non poteva che essere la tua lei. Quanto molto da lore, mi piace. Va bene, adesso vi do gli allineamenti. Se siete capiti, la regina di cuori e il re di cuori. Che carino. È vero. Me ne sono accorta solo 30 anni dopo di questa cosa. Che dai, io sono sempre il principe Giovanni, è scriptato. Una volta sola per partita, quindi una sola volta per tutta la partita. Si basta non la tagli a me, a capoccia, perché... Devi tagli a uno che pensi che sia il cattivo, tipo il giustiziere, insomma. Vai, è Sergio. È difficilissimo. Vai, amore. Vai, girate. Prendo questo. Allora, la carta gialla è la carta buona, gialla è buona col la carta sole, viola, la carta blu sì. con la mela avvelenata è cattivo. Sì, la mela avvelenata è cattivo, il sole giallo è buono. Perfetto. Possiamo... Sulla lore. Anche uno c'ha a me. Ah, perché ce l'hai duro. No, tranquillo. No, tenete un po'. Ah, attenzione. Quando morite, viene svelato il vostro ruolo. Il vostro allineamento. I morti non giocano. Ok, quindi i morti quando non muori, giocano, però... Gira la carta. Quando muori, gira la carta. Quindi la gente lo sa subito se è buono o cattivo, eh? Occhio, cioè, calcolate i vostri eventuali doppio giochi seguendo questa idea. Ok. Ma l'altro microfono dov'è? Allora... Ah, okay. Marco, devi levare la chat. Possiamo andare tutti quanti a nanna. A nanna. Allora iniziamo subito con le uccisioni. Tanto non c'è bisogno di fare il primo round. Allora, che i malvagi aprano gli occhi. Chi vogliono uccidere questi malvagi? Bene, che i malvagi chiudano gli occhi.
e che li apra malefica. Chi vuoi indicare questa notte? Bene, chiuda gli occhi, malefica, e li apri al diavolo. E adesso che aprano insieme il diavolo e malefica, si guardino e il diavolo dirà: a questo punto, l'ultima rimasta è Madre Gothel. Chi vuole salvare questa notte Madre Gothel? Chiuda gli occhi, Madre Gothel, e tutti aprano gli occhi. Questa notte è stata buia e tempestosa nella foresta e ci ha lasciato Shercan. Lo sapevo, porca troia. Madonna, che pezzi di merda, regà, cioè, devi girare. E con, girare. E con questa serena situazione si può andare avanti. Tipo, te puoi tagliare le teste. Cosa? Però Alex, no, deve girare la carta, ok? Che è morta di notte. No. Di notte non si gira la carta. Vabbè, tanto è palese. Scusami. Ah, ok. Non vabbè. Si gira l'allineamento perché è scontato che sia buono. Ok, Alex, beh, è scontato che sia buono. Beh, io posso parlare dell'informazione che ho dato in quanto diablo. Posso dire tutto quello, di quello che vuoi. Io ho detto no a Ema. Poi non so se. Chi ha indicato? Sei cattivo, ok. Io ho indicato. No. Te lo dico chi ha indicato. Okay. Ho indicato Giorgia. Okay. Quindi sono buona. Sei buona. Quindi Giorgia è buona. Che così forte. Non puoi dire Giorgia è cattivo oggi. Non lo dirò. Simone potrebbe bleffare. Potrei fare doppio gioco, sì. Sì, sì. Vabbè, ovviamente. Potrebbe buona, non quindi essere stata Giorgia ad essere controllata, come potrebbe non essere stata. Certamente. Buona, è troppo un bug. Perché io questa non so cosa. Chi è stato indicato. Vi posso dire che io ho detto di no. Ok, interessante. È tipo lupus con i ruoli scoperti. Sì, sì, a carte scoperte. Nick, ragazzi, se parlano. In questo momento la situazione è questa. Simone sa di per certo il ruolo, ma non sa a chi è indirizzato. Ema sa di per certo la persona, ma non sa di per certo quindi il ruolo. Quindi se Ema è cattivo, okay, è cattiva pure Giorgia e l'ha usata come non appunto per forza in realtà. O io sto a fare il doppio gioco e comunque so di tutte cazzate, ma sono buono. Mm-hmm. Madre Gothel. Livio, tu che fai parte della mia banda. Anzi, voi cosa dite? Non lo so, madre. Noi siamo un po'. Non sappiamo bene come muoverci. Oh, sei sempre il solito stupido. No, io veramente non ho un'idea. Madre, che cosa ci può dire? Siamo dei vermi. Beh, già scazzatire il montaggio con doppio Livio. Mi fa tipo una doppia testa. Però siamo dei vermi, era appena. Vermi verminosi. Pela. Allora, ragazzi, mi sbottono un po' la camicia. Allora, sono buono e ho protetto Livio, mm-hmm, in quanto cavaliere cangiante, per una semplice motivazione: non ho protetto me stesso perché sono morto al primo turno, la partita prima, anche se lupus, quindi ho dato per scontato, diciamo, nella benevolenza dei cattivi. Quindi hai ucciso uno sgherro inutile. Hai protetto uno sgherro inutile. Vabbè, ho capito, ma per oh, come ti permetti? A pezzo di merda, siete della mia abbastanza famiglia. Inutili. No, in realtà ero indeciso tra, guarda, sinceramente però ero indeciso. Sgherro, No, no, c'è un motivo. Il suo. Non tanto per quello, ero indeciso tra Livio e Alex. Grazie. Perché comunque erano arrivati alla fine. Scommetto che ad Alex fa piacere ancora di più, mo. Sì. No, vabbè, ovviamente preferisco Livio ad Alex, ma nella vita proprio in generale, però non so, cioè secondo me. Però il potere di Alex poteva essere farci molto comodo tra i buoni. Ma anche fare molto male nei cattivi, cioè quella può cacciare non via una persona. Non sappiamo se buono o cattivo in realtà, capito? Cioè, era un 50 e 50 sempre. E quindi tu hai deciso di usare il tuo potere per proteggere i tuoi sgherri, giusto? Esattamente, Valeria. Diciamo che anche dai cattivi ha molto più senso. No. Ha molto più senso uccidere uno sgherro
proprio per esatto. il discorso il cavaliere potrebbe cioè, esatto. se Malefica so che è buona, perché da cattivo ovviamente so che sono buoni, se Malefica so che è buona e provo a ucciderla, so anche che il cavaliere potrebbe proteggere. Oggi non so parlare, assurdo. Io sì, ho pensato a sta cosa. E poi... quindi vado su uno sgherro che faccio l'uccisione sicura. Io mi sento esattamente come esatto John Travolta sopra, però... No, io ho pensato a sta cosa, ho detto magari punteranno uno sgherro, uguale, magari Livio, guarda, che è arrivato alla fine e ha curato capello. Tutti. Secondo me ci sta, no? Infatti, come ragionamento. Anche perché Alex comunque ha perso prima. Livio aveva vinto, magari... Poi magari è cattivo, ovviamente sì. non lo so, però... Ma è chiarissimo. Grazie madre per la sua infinita bontà. Aggiungo che in realtà da cattivo, non uccidendo ruoli importanti, mischi un po' di più le carte, quindi anche se ci sono ruoli importanti nel tuo, diciamo, esercito, anche se poi sono solo due, però nelle tue fila puoi nasconderti meglio, capito? Almeno i primi turni vai a botta sicura, ipoteticamente, capito? Perché saranno quelli meno puntati anche dal cavaliere. Questo... È vero pure che tu hai protetto il tuo sgherro, sì. che anche se tu fossi cattivo lui non ti può votare, a meno che non è certo al 100%. Capito. Cioè è un'informazione per dirvi che sono buono, però. No, valutate. Sì, però per di alla fine... È la più buona del mondo! Se i cattivi sono i capi, è più difficile perché gli sgherri non li possono votare. Quindi è sempre... Brava. Ma che ci dici tu? Ma cioè a questo punto qualsiasi cosa ti dico te potrei stare per culà, no, quindi l'unica cosa che te posso dire è che io ho effettivamente indicato Giorgia, cioè è effettivamente quello che ho fatto. Non so se me posso fidare di Simone, io non ne sono per niente certo, però... Mi fido assolutamente del mio signore. Vabbè, io so di essere buona, quindi... Ragazzi, considerate che i cattivi sono solo due a sto gioco, sì, quindi sì. In realtà nella mia testa in questo momento escluderei, vabbè, ovviamente oltre me stesso, Simone, Giorgia, Emma, beh, Livio in realtà non lo so, però forse Livio, però sicuramente loro tre, cioè... vale, che ne so. Se no arriva. C'è sempre la tecnica di quello che non capisce, quindi potrebbe essere... Madre, volevo sentire un attimo le dichiarazioni di... Chi cazzo sei tu? Il re di cuori. Il re di cuori. Ha parlato poco. Ha ragione, maestro. Tu sei buona, no? Io sono buonissima. La mia regina è buonissima. È lei. Ma noi stavamo parlando di lei, non... Buono. Sì, sì, stavamo parlando di lei. Az. Ma al massimo utilizzerò la tua testa per giocare con i miei fenicotteri fuori in campo. Questo non è bene. Voglio un divorzio. Ho paura, madre. Si vota a partire dal principe Giovanni. Ebbene, ragazzi, ricordiamoci che non c'è il ballottaggio. Quindi quello che ha più voti. Quello che ha più voti, se arrivano in parità, decide Giorgia, il principe Giovanni. Io voto il re di cuori. Io voto i due sgherri, i due scagnozzi, Livio. Oh, madre! Ha visto cosa ha fatto il pezzo di merda! Fatto, tocca a tua. Perché molti non voto, giustamente. Chi è il re di cuori? Scusami, sono perso. Yes, ok, Luca. Ma io pure andrei su Luca. Grazie madre. Malefica. Io voto il serpentello. Ma quanti siamo a dita alzate? Scusate perché non si vedono. Ok, uno, due. Io ce n'ho uno. Quindi tu sei l'unico con due. Ok. Io vorrei riapparare la situazione e... Solo voi avete voti. Vabbè, Malefica. Mi devo tutelare. Malefica. Fate vedere le manine.
Sire. Ma muore Malefica. Muore Malefica. Con tre voti ci lascia, ci lascia. Addio Malefica. Ah, per dividere il ballottaggio della corona. Niente ballottaggio per oggi. Ma quindi io passo con gli occhi aperti. E vabbè, se vuoi sì. Sì. Cioè, non, sì, sì, sì. Così sei onnisciente. Annanna! E ci vedi impazzire per qualcosa che tu sai. È bello, eh. Prima cosa. Ragazzi, comparà, avete visto? I malvagi aprono gli occhi. Chi vogliono malvagiare i malvagi? Una decisione ardua. I malvagi chiudono gli occhi. Beh, mi spiace, ma Malefica non li aprirà mai più. Di conseguenza neanche Diablo. Madre Gothel, invece, può ancora aprirli. Che Madre Gothel chiuda gli occhi e che tutti li riaprano. E questa notte un'altra persona ci ha lasciato, un altro protagonista, seppur al contrario, Madre Gothel, no, è deceduta. Allora, secondo me è Sergio, uno dei cattivi. Non aveva proprio senso alcuno buttare fuori... Stanno là i cattivi? Sì, 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 faccio anche una cosa di meta, perché ho sentito... Ambe... No, io sto dicendo perché hanno buttato fuori Malefica senza alcun motivo, solo per il ruolo che ricopre, a mio avviso. Secondo me è Livio Sergio, onestamente. Livio Sergio, Dexter sì, l'ha votato probabile. Solo perché ha detto se no muoio. Allora, io. Uno tra loro due su questo divano è cattivo. No, Dexter secondo me no, perché ha senso da parte di Dexter. Scusi, votare posso, Malefica. Posso difendermi? Se no decide Giorgia, e visto che Giorgia mi ha votato magari mi rivota. Voglio invece difendermi. Voto Malefica perché così va a tre voti. E... Scusate, io ho votato Malefica intanto non pensando che andava a perdere. Semplicemente perché nel senso a me il voto del primo round non mi sembrava... che avessimo abbastanza informazioni da fare una scelta così azzeccata, andare di tre voti su Dexter immediatamente, quindi ho detto no, ma voti Livio, prendo Malefica. Tu hai detto devo perché pareggiare hai votato i conti. Malefica. Tu hai no, aspetta, tu hai detto devo pareggiare i conti, stavano Livio a 1 e Malefica a 1. Mm-hmm. Perché Malefica invece di Livio che non conta sinceramente, niente. Sinceramente forse erroneamente mi sono fidato di Marra, cioè nel senso io mi per me erano puliti loro due. Allora. Vabbè, ma Marra allora, cioè, sì. Mentre tra loro due c'è più probabilità, cioè nel senso, se basta che uno dei due sia cattivo perché l'informazione sia irrilevante che ottengono, mentre... Vabbè, allora, ragazzi, questa era la mia motivazione, non era così. La mia versione... Allora, stai zitto, parlo io. Allora, non avrebbe avuto alcun senso che io uccidessi Marra, ok? Dato che si fidava di me, di noi. Hai ragione, sì. Altro canto... Io ho votato lui perché non era stato votato da nessuno e ha titubato nel momento in cui ha scelto te. Ma poi, nel momento della votazione finale, quando toccava a loro, io pensavo che buttassero me per mandarci al ballottaggio. Cioè, c'era lui a 3 e un altro a 2, che non mi ricordo. Lui a 2, pensavo che ci andassero loro al ballottaggio. Invece, quello che ha scelto la decisione definitiva, in realtà, l'ha scelta Valeria. Infatti, secondo me, a parte... Secondo me questo... sono Valeria e Dexter. Questo va detto, miglior gag di Livio da sempre, comunque. Sì, sì, è sì, la sì. più riuscita, la performance dire... allora, migliore cosa, dopo però... quella del Goblin. Allora, è no, chiaro il tuo... Aspetta un attimo, è chiaro quello, il tuo pensiero. Unica cosa, è vero, Marra si fida di te, ma Marra è il cavaliere. Cioè, se sei cattivo, ti ostacola a prescindere dal fatto che sei fida di te. Perché protegge i buoni, quindi è un ostacolo a prescindere. Per tutti, chiunque sia il cattivo, era. Te, non te o chiunque. Ah, era, vabbè. Valeria, secondo me sei cattiva. Secondo no, me sono gli vero, ultimi due da guardare, buonissima. Signorina. Mm. Mi state sbagliando, veramente, sono buonissima. Ah, vabbè, dai, tu. Vero. Tu che hai votato, Valeria? Noi puoi dirlo. Giuro, io ho votato Bis. Bis chi è? Il serpente. Ah, è ok. Serpente.
Allora taglia la testa a qualcuno, dai. Posso aggiungere a buon ragione questa cosa, mi conferma che cioè mi è andata addosso di nuovo dopo avermi votato già il primo turno, non lo so. Ma tu Sergio perché hai votato Malefica? Scusa. Come ho già detto, cioè nel senso non è, non volevo, uno, non volevo escludere Dexter a tre voti subito, non mi volevo prendere io carico di questa decisione. E questo è il motivo più grande. Il secondo motivo è che tra questi due gruppi mi fidavo più di Marra. Semplicemente. Secondo me i più la votazione finale, quella. Quindi Dexter quella e Valeria. Esatto. Okay. Cioè, perché sono loro io che non hanno, mi sono sentito loro potevano qualcuno. Decidere se dare la scelta a te o decidere loro, hanno scelto loro. Io ti ho spiegato. È proprio così, signore. Dexter non aveva scelta, se no moriva lui. Cioè, fattualmente ragazzi, lui non aveva scusate, scelta, se ma non moriva. È morta Valeria di giorno? No. No. E allora tu sei morto, Marra. No, io sono morto di notte. Sono morte tre persone. Ah, ok. Della votazione che è morto? Ema. Ah, ok, tu hai rivelato. Buono. No. Devi arrivare all'allineamento. Mi mancava un pezzo di una persona morta di giorno. Sei buono, no? Ok, ok. Ah, perfetto. Okay. No, perché mi mancava una persona. Giusto. Vabbè, okay, allora, okay, avvalora ancora di più la tesi, secondo ovviamente. Me... Quindi io sono buona, confermata, non mi cagate il chiave. Secondo me... Allora, per me, allora, o è Simone... Senso... Che ha bleffato? L'hai eliminato però tu. Però il terzo buona. Voto il terzo potrei voto aver bleffato che se dato. Siamo entrambi cattivi. Ti avrei protetto. A me non sapevo che era lei però. No, aspetta, no, mi sei detto di no. Infatti secondo me il problema però sta lì. Però tu ti dovevi difendere per perché forza. Hanno okay. sono stati loro ad eliminare coscientemente. Esatto, coscientemente. Malefica. Sì. Contando che c'era una, due e una, tre. Io loro hanno dato il quarto a Malefica. Io non ho votato Malefica. Come no? Sì, c'era una, due e una, tre. Allora, Valeria non ha votato Malefica. Aspetta un attimo, posso ricapitolarvi i voti come stavano? Tu eri a uno. Sergio era uno, Dexter era due. Sergio ha votato Malefica, quindi stavate uno, due, uno, due. Esatto. E poi Dexter ha votato Malefica perché ha detto se finisce in parità. E poi Valeria ha rivotato Giorgio. Malefica. No, Valeria ha votato Sergio. Fermi tutti. Grazie Davide. Fermi tutti. Un attimo raga che devo una comunicazione veloce con la chat che mi sta chiedendo se è registrata. È registrata ragazzi. Ci avete scoperto. Vi rispondo che è registrata. Sì, sì. Però no. Se arriviamo a 100 sub andiamo live. Sì, partiamo. Grazie però Giorgio. Perfetto, scusate, continuate. Stavo dicendo che no, Valeria ha votato Sergio, non ha votato Malefica. Ha votato e me. E Dexter ha votato me. Non aveva scelta. E tu, cioè... tu avevi un voto. Riga, allora, scusa, stavamo uno. Uno, due. No, uno, 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 due. Io ho okay. Voto. Ok, poi... Sergio vota Malefica. Ok, e sta due. E andate uno, no, due, e andate... uno, due. Sì, ok, e siamo in parità a loro. Ok, esatto. Okay. Dexter deve per forza... mandare un'altra persona. Io no. Avrei puntato no, su di me. Ascoltami, io ho votato Dexter. Se si va in parità, io decido chi eliminare. Se io voto Dexter, Dexter dice: se io vado in parità con Ema, Giorgia mi butta fuori a me. Quindi lui vota Ema per salvarsi. Ok, ok, aspetta. E quindi siamo 1, 2, 1, 2. No, diventa 3. 3. E Valeria okay. Vota Sergio e va a 2. Io vado a 2 quando Valeria vota me. Io mi ricordo che Valeria ha votato Malefica. Non è così. No, ti ricordi male, Livio. Quindi? Allora, me lo ricordavo anch'io. Io mi ricordavo che c'era un modo in cui si poteva pareggiare. Se lei votava Dexter. Sì. Se lei votava Dexter, io dovevo scegliere tra me e Dexter. Esatto. Che sarebbe secondo me stata la cosa... Ma io vorrei parlare con Valeria. Allora, Valeria, arrivati a questo punto, no? Proprio a livello statistico, so che ti piace molto. Allora, Giorgia è buona. Come no? Sì. Io so buono. Sì. Perché pure noi siamo buoni. Malefica confermata buona. Livio. Noi siamo buoni, perché si può fidare di noi. Perché quindi dovresti essere buono? Malefica perché? Dimmi. Dimmi. Cosa pensi? Aiuto. No, io sto solo supponendo. Cioè, io sto dando per scontato che voi sappiate che io sono buono perché sono buono. Cioè, sto giocando per stanare i cattivi. Cioè, non so come dire. Ok. Okay. Mm. E ora i miei sospetti sono più su Sergio e Dexter. Sì, okay. Pure io ho i sospetti tra loro due, però più Sergio. Tagliagli la testa. Ma scusa, io lo posso... Allora, come funziona? Io sto andando al ballottaggio. No.
alla, come funziona? Lo può fare pure durante le votazioni, però. Spiegagli come funziona. In qualsiasi momento del gioco lui lo può fare anche durante le votazioni. Cioè, se all'ultimo non gli piace. Durante le votazioni. Mi sa di sì. Tocca consultare il manuale. Cioè, sarebbe molto forte durante le votazioni, però forse sì. Musica intensissima in questo momento. Funziona così, non si va alle votazioni normali, ma lei dice, voglio tagliare la testa a Sergio, allora, e si vota solo c'è se scritto, buttare c'è Sergio scritto, poi... può interrompere un dibattito durante il giorno, secondo me la votazione non fa parte del dibattito. Ok. Quindi a meno che non ci siano regole più grandi che, beh, che specificano. Durante il dibattito. Tagli la testa a Sergio. Tagliategli la testa! E arrivano le carte. Nessuno può più parlare. Arriva l'esercito, adesso potete volare soltanto salvezza o morte, dopodiché si va a dormire, non ci sarà nessun'altra votazione. A partire, visto che prima siamo partiti da Prince Giovanni, da colei che ha deciso le esecuzioni. Colpevole. Colpevole. Io voto? Livio. Livio, sì. Io lascio la patata bollente. Buono! Innocente! Colpevole. Greve! Buono o cattivo? Sei buono? La scure! La scure del 4 di quadri! Eri si va ad abbattere! Su Serbisse! Ce l'abbiamo fatta! Attenzione, un filetto di serpente viene fatto a cena! Posso fare felicitazioni. Una richiesta? Cioè richieda, una domanda? Richieda. Qua dietro non ci sono le telecamere, vedo. No, no, puoi fare perché del sto male. Editando i miei contenuti di lavoro, quindi potrebbe andare in onda qualcosa. Intanto vi porto avanti col lavoro di stanotte. No, non ci sono telecamere, però Marco... cioè... potrebbe inquadrare. No, no, Marco ha... insomma... giochi di specchi e lei. Non ci sono telecamere. A Marco gliele faccio vedere dopo queste robe, tranquillo. Ma poi Alex, ufficialmente no. Non ci sono telecamere, ma se arriviamo a 100 sub facciamo un leak. Che mi avete ucciso, bastardi. Però intanto io mi faccio $2000 mentre mi andatevene a fare. Allora voglio morire pure io stanotte. No. Il nuovo principe Giovanni. A letto, a letto. Buonanotte a tutti e che si sveglino i malvagi. Chi vogliono uccidere i malvagi? Che i malvagi si addormano. Tutti gli altri ruoli non possono più fare nulla. E quindi la notte finisce presto. Siamo d'estate. E al giorno bisognerà decidere un erede. Mio caro principe Giovanni è stato decapitato di notte. È giorno? È giorno, è giorno, è giorno. Devo dare il buio. Devo dare l'eredità. A chi la diamo questa eredità? Alla regina. Che ma ce l'ha già regina. Corona, ma dalla al corvo, no? Vabbè. Da rea regina. Ma lei ha tagliato la testa! Bene. Insomma, sti $2000 cosa fanno, consigliato. Alex, ha sangue malvagio nelle sue mani. Va bene, siete rimasti in quattro. Vabbè, chi ha protetto prima Sergio? Livio. Cioè questo è un dato che allora, abbiamo. C'è, a me Livio bug. Mi puzza tantissimo perché poi mi ha attaccato a me più volte e ha cercato di ficcare in caciara per forza che io avevo votato Malefica. Vero. Allora, Livio mi puzza è vero troppo. Anche io mi voterei. E allora ti buttiamo fuori. Però vi giuro che sono buono. Il problema è questo. Mi servono Valeria è confermata 100% buona. Simone pure. Grazie. Quindi io ve lo dico. A me potete ammazzare. Però è Dexter per forza. Ora mi ammazzerete. Vi farò vedere che sono buono. Che bello. Ma è Dexter. I punti rana ve la prendete voi poi con la chat. È e quando scoprirete, un però devo ha dire messo in mezzo i punti però rana. Devo dire che Dexter è stato bravissimo in questa partita, secondo me. È stato veramente bravo. Perché ha buttato fuori il suo amico e quindi si è reso insospettabile. Guardami, re. Attenzione perché se no nel giardino c'è spazio. Dai, testa, c'è spazio, non lo posso più fare. Non lo posso più fare. Uccidetemi. Però c'è sempre in spazio parità, nel giardino. Si perde se muore un buono adesso?
Sì. Sì, perché poi c'è la notte. E allora se mi ammazza davvero, abbiamo perso. E è Dexter 100-100. Io ve lo dico, ha vabbè, giocato benissimo, no, e si merita di vincere, quindi va benissimo per me così. Alivio. Se lo merita. Se uno di voi ve lo meritate perché avete giocato benissimo. Non lo so. Per me è alivio. Vabbè, facciamo parlare pure Luca però. Sì, no, se è solo Dexter è passato da è Dexter perché ovviamente non so perché Simone è inattaccabile, però perché ha confermato, cioè c'è stata sta cosa per cui ha confermato lei. Cioè, ok, non è inattaccabile, però poi ha pure cioè, però tra tutti e tre, visto che lei è io sono il più attaccabile, ovviamente. Secondo me sì, sei quello più attaccabile. E poi perché hai detto cioè, allora Valeria è la più safe di tutti. Però ho detto dopo, prima ci avete pensato con me, poi hai giocato bene, poi avete giocato bene. No, ho detto hai giocato bene. Ma poi hai detto anche avete giocato bene, sei uno di voi tre. Ah, sì, sì, se è un altro, chiunque sia ha giocato benissimo. A me il re mi sembra safe. Mi pare. No, anche prima, pure secondo me è Luca. Perché pure prima, quando ho fatto il suo risetto, gli è piaciuto molto l'idea che il sospetto poteva andare su qualcun altro. Sto riflettendo. Non sono cattivo. Non sono cattivo. Oppure ho consigliato a Valeria di ammazzare Sergio. Hai giocato troppo bene se fossi cattivo e non anche ti sputtaneresti così all'ultimo. Cioè, non voglio appunto, pensare. Cioè, sto per me, che palle. Ok, pure il fatto che stai così, o è una recita o sei buono. Io lo faccio buono. Pure per vedere la gente come reagisce. Votate! Votate, signori! A partire questa volta da Diablo. Livio. Sta recitando benissimo. No, vabbè, poi tanto ve la collate voi poi l'incazzatura della chat. Io voto Dexter. Livio. Entrambi vengono uccisi uno dopo l'altro e a dispetto delle apparenze, perché ovviamente sono indifendibili. Io l'avevo detto che non eravamo noi. Era buono. E chi era il malvagio? Chi era il malvagio? Sotto le lenzuola. Era Valeria che ha ucciso l'altro regina. Cattivo. No, questa, no? Quella di Dexter. Ah, pensavo che Dexter gli aveva tirata fuori. Il malvagio era il re di cuori. Lì tutto Malivio. Sommesso. Ma Livio era buonissimo. Vabbè, ma sti cazzi, tanto era uno o l'altro. Ma Livio era buonissimo. Comunque, regà, allora, ci avete messo molto quella notte per uccidermi, no? Io ho detto, poi mi difendo da solo. Sai perché? Poi ho detto, dopo che ovviamente mi sono auto dichiarato, daranno per scontato l'autodifesa. E quindi ho detto difendo Giorgia, che comunque era confermata. E invece ci avete pensato, perché mi avete ucciso a me poi? Ma comunque grazie, a Lupus prima notte e qui seconda. No, io volevo uccidere Livio. Cioè? E invece? Era tra voi due la scelta, eravamo tipo destra sinistra. Bello infamone il Sergione, Guarda, ma come si fa? Ma che mo merito? Ma che poi mica l'ho ucciso io al Lupus? Aspettare Ema. Ma che? Infatti io vi farei notare una cosa, che in tutti quanti questi turni e in tutte e due le partite a me mi avete ammazzato tutte e due le volte alla seconda notte e io ho sempre votato i cattivi. Che fosse Lupus o che fosse purtroppo questo. All'inizio non lo puoi sapere. Ricordatevelo. Lupus, ricordate. Però mi puzzava un po', eh. Qua no, qua ecco no. Ecco che ti devo dire che prima mi sono scordata. Se stai al ballottaggio e c'è il rischio che tu muori, dillo che sei il detective. Ah, sì, certo, la prossima volta. No, lì non l'ho detto, ci ho pensato, ma non l'ho detto perché mi ero perso la domanda del ma lo posso dire. Ok. Ma io infatti per quello ho detto boh. Vabbè. No, vabbè, ma giustamente non ci hai mai giocato, però dico per la prossima volta, se stai per morire, meglio dillo che morì, capito? Mm-hmm. E mo la rabbia dei punti rana che ricadrà su di voi. Simone che è scappato con la coda tra le gambe. Allora, in realtà mancano un botto di sub, quindi io darei i classici 5 minuti. Nel frattempo un piccolo sondaggio tra Avalon, Lupus e Adunanza. Esatto, punto. Sì. No, scegliete, secondo me è super convincente. Cioè, è già stato bello la pulito. Cosa forte di Dexter, che da secondo ha detto sì ad uccidere lui. E io sono stato l'unico invece che non era convinto. E quindi quello è stato OP.
Bravissimo. Cioè, l'Asa è stato forte. Ah, già fatto il sondaggio? Davvero? Chi ha vinto? Me lo son perso. Ah, no, no, sta là. Vince Wildcats. Non è il sondaggio. Ha vinto Avalon? Ok, va bene. Allora, eventualmente facciamo Avalon. Dai, siamo fino ai 55 proprio. Lo stanno a rifà? Come stanno a drollare? Non ho capito, è stato fatto o no? Ma non è vero. Va bene, io non ho visto, il mio occhio decreta la giustizia, quindi questo conta. Votate bene. Grazie Giacomone. Ah, l'unica cosa brutta di adunanza è che i morti non possono fare niente. Sì, però la partita è più veloce. Sì, però la partita è più veloce, sì. E anche più... Sì, 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 sì. Poi in realtà, ad esempio, più smart. C'è questo equilibrio strano tra il fatto che quando rimane in gioco la gente coi ruoli è più forte, però sospetti sempre perché sono ancora vivi. Cioè, effettivamente, certo, il fatto che al primo turno non muoia né Diablo né Malefica è molto sospetto. Certo. Grazie, Dino Max. Allo stesso tempo è addirittura più greve, butta fuori Malefica al ballottaggio, però. Beh, nel senso, ma infatti, di giorno, dai. Quel ruolo lì, secondo me, è mezzo una merda. No, però se c'è il cavaliere che ti protegge, no. Sì, però comunque il fatto di avere il doppio scambio Malefica, Diablo, oltretutto loro due tra loro nemmeno sanno se si possono taglia. Fidare, cioè... è difficile. Ma così. In realtà la cosa, diciamo, forte è più il dopo. Cioè, quando uno dei due muore, di solito si capisce anche l'altro. Capito? Quindi comincia ad avere delle informazioni in più. Cioè, ad esempio, in questa partita Simone e Giorgio erano molto buoni perché tu eri buono quando sei morto. Mi hai protetto. Vabbè, viceversa. Soprattutto io. Adesso. Però, perché Simone poteva pure dirlo cazzo. Così. Mister Clip, grandissimo. Simone da saluto. Cattivo. Ragazze, ragazze e ragazzi, soprattutto, sono single. Così, per sbaglio, sì. Purtroppo Meria tornò. No. Quindi saldamente sono single anch'io? Pure Sergio è single. Anche Sergio. Ah, Sergio, andiamo avanti. È un programmatore di videogiochi, una cosa fighissima. Sergio, ti piace? Oltre a essere un TikToker di successo, oltre a essere, è pure uno YouTuber americano di successo. Americano, sì, perché fai video in inglese, quindi in Italia. Ha vinto Lupus, ok, però dobbiamo arrivare sabba. Grazie Piappi. Abbiamo detto 55, sì, abbiamo ancora 6 minuti. Sergio, ti piace il cazzo? Mi dispiace, no. Il mio? Dai Sergio, l'ho lasciato, però effettivamente è molto bello. Bici, ho scritto mi fido, lasciatemi mi Emanuele fido me sulla recensione. Ok, lo prendo come un sì. Mi dispiace ragazze, non c'è più trippa per gatti. Vabbè, lo sapete manco che io gatti. Sono No, io sono demisessuale, ragazzi. Ma manco per i tuoi gatti, Marra, c'è trippa. No, non c'è trippa, ci sono solo crocchette. Ah, vabbè, dai, meglio di niente. Grazie mille, 8 mesi. Oh, ma nessuno che vuole? Cosa? Ma Angie, nessuno che vuole il cazzo di Meliodor. Ma Meliodor è fidanzatissimo. Meliodor, secondo me, che Elena deve andare a cercare. Secondo me Meliodor, cioè, è nella top in realtà. Io sono sbalordito dal fatto che ci sia qualcuno nel mondo che si arrabbi vedendo Francesco nudo. Ma guarda, la mia personale è una cosa devastante. No, no, la cioè, mia... mi fa capire che il mondo so. È vario. Vi posso raccontare un aneddoto? È calla. Ho visto il cazzo di Meliodor. Ha sbiancato. L'abbiamo detto in coro, è calla. Vai. Racconti. No, vabbè, in realtà è una cosa funny. Cioè, niente di... Allora, Davide è super fan di Meliodor. No, questo giuro, è un mistero. A livello proprio dice che sei veramente un bel ragazzo. E io, finché Davide una sera non mi ha detto questa roba, io non avevo mai sessualizzato Meliodor. Come è normale che sia, cioè. Però... poi... beh, basta perché poi Elena t'ammazza. Elena, inizia a correre. Vabbè, Elena. Vabbè, ma è un complimento, non è io. Scusa un attimo, ti faccio questa domanda. Ma tu, parlo, dici, quando ti immagini Meliodor nudo, cioè, te che non provi un po' di disgusto? No. Cioè, che sensazioni ti dà? No, per capire, cioè, voglio capire gli abissi della psico umana dove arrivano. Devo vabbè. Dire che Davide è riuscito a farmi sessualizzare Meliodor. Ma adesso arriverà lo step successivo. Perché Meliodor è nella mia top 3 di Chad della Cerbero Lore. Ma ovviamente non è il primo. Allora, il primo il, allora, perché oggi l'hanno scritto pure sul gruppo. È entrato sul gruppo Facebook. Chi è secondo voi più Chad? Allora, la mia personale classifica è la seguente.
Michele Boldrin, Alessandro Carnevale, Meliador, Angelo Greco. Sopra l'avvociato, incredibile. Sì, perché l'avvociato è troppo perfetto, capito? Okay. A me piace un po' di imperfezione. Bene, hai trovato tanto. Vabbè, ho capito, ma non posso fare la classifica, però questi sono i quattro, secondo me. Grazie mille. Maggi c'è una classifica tutta sua, dove sia primo che ultimo. Comunque, io sto cercando di prendere tempo in qualsiasi modo, ma siamo a... E dai, fate 70, vabbè, 70 è... Per me è, tanto, conto, effetto. Per me è un argomento interessante, che... in realtà. Ma vi rendete conto che Simone non ha ancora fatto una partita al Lupus oggi? Beh. Si è messo pure la felpa apposta, regà. Sì, sì, sto piangendo. Guarda, ma quanto siete cattivi se non gli fate fare una partita al Simone. Raga, l'ha detto l'altra volta a Gianluca, sì, che... Il no, no, niente Gianluca sconto. Gli si riapre la ferita. Eh? Se lo scopre Gianluca, gli si riapre la ferita. Simone non torna... Se Simone... Gianluca non torna più. Attenzione, esce un padre, sì, di Marra. Però non è canonico ancora Leonardo Marra. Cioè, è apparso solo in una registrazione vocale, in un audio. No, no, ho in chiamata, l'ho chiamato. No, no, è pure in chiamata, però non è totalmente canonico. Fa parte dei Vangeli apocrifi Leonardo Marra. Quando verrà ospite, sì. Io penserei, tipo, se mi si presenta Meliador nudo, io penso, tipo, oddio, un fantasma. No, ci sta continuando a pensare, non ce la fa. Tipo, arriva, te la sei presa così... Cosa? Nick così quasi senza testa. Vuoi che sessualizzi te? Che arriva e si leva a metà della testa. Vuoi che sessualizzi te? Te la sei presa così sul personale? No, no, io sto cercando di capire. Ma in realtà, per essere onesti, Alex mi ha detto che sei un bellissimo ragazzo. Ah, questo, vabbè, questo è ovvio, no? Dico, cioè, io sto parlando di Meliador, non però parliamo più di me. Però più con la rasata, mi ha detto. Vabbè, quello... Cioè, un po' quella cosa da tossico. Insomma, sì, secondo Alex sono tutti dei bellissimi ragazzi. Tranne il suo compagno. Oh, vabbè, dai, lo so che sta insieme a me solo per il cervello. No. Era un complimento. Cioè, nel senso che... Sto insieme a te per i geni. Vabbè, eccolo. No, per i geni, per il prossimo bambino. Bocca al lupo. Con chi lo perfetto fai? Con te. Cioè? Ah, nel senso che, visto che io dono lo sperma, allora, frequentemente, vai alla banca, cioè, del seme. Ok, adesso è giunto il momento di far cadere del mio insediamento, di far cadere tutte le ma certezze. Ma noi che faremo? Seguite il maestro. Vi faccio una domanda. Vai, Livio. Una volta con, sì, Meliador, è una, sì, discussione che va avanti da anni. Non, sì, ce la fa, vai, di parlare di Meliador. Faccio una domanda, non a chi? Riesce a non umiliarsi. È una cosa che abbiamo a io chi? E lui da anni. La domanda a chi? A tutti. Ah. Allora, arrivano degli alieni, sì, ok? Sì. Vi rapiscono, sì, e vi dicono: dovete salvare una parte del mondo, perché noi metà del mondo lo rasiamo al suolo. Thanos. Ok? Se non rispondete, noi facciamo saltare tutta la Terra. Ok? Cosa rispondete? Scegliete una parte della Terra, no? Sì. Ok. Meliador no, non risponde. Perché lui... io non mi prendo la risposta. Ma questo... Ergi a carnefice. Ti prendi una responsabilità. Cosa c'entra? Che poi non sei da solo. Sei da solo nell'universo. Non è vero. Viene spazzata via metà Terra. Sì, però se non rispondi... La non risposta è come una risposta. Vabbè, raga, ma questo è il classico... La non risposta è una risposta. Vabbè, ma questo è il dilemma morale. Pure quello del treno. È la stessa cosa. No, non è ti la stessa cosa. Ti macchi tu del crimine o... Oppure c'è la solita, scusa, cosa. Allora, sì, e fammi dico... finite, sto di. Non prendere posizione e comunque prendere la posizione. Quel dilemma lì. L'abbiamo io già fatto in live, tra l'altro. Una risposta ben chiara che darei agli alieni: quale bottone devo premere? Vabbè, già c'ha a più allora, senso. A parte che io in realtà mi concentrerei di più sulla faziosità con cui ha posto la domanda. Ma è ovvio, cioè, è ovvio che salvate il mondo. Ma è ovvio. Cioè, non vi ha neanche fatto rispondere. Sì, posto, sì, che voi date ragione. Mi a voglio meno, fare una domanda, però questa è la risposta. Meliador. Esatto, okay. Perché è ovvio. Ok, questo delinea. Grazie Manuel Costanzo. Grazie per il lavoro. Manuel Costanzo, ragazzo delle statistiche. Grazie mille. E poi si aprono le cose, no, che emisfero scegli, poi si creano discussioni strane, è il senso. Okay. No, che, scusami, scegli il tuo emisfero, quindi salvi, no, che ne fai so, conto, Europa. Allora, meno 13 che, ragazzi. In realtà la domanda può essere anche posta così, secondo me. C'hai un pulsante solo. Se te la metto così, c'è un pulsante solo, se lo premi, metà della popolazione rimane viva. Casualmente, però, senza sapere chi. Sì. Grazie Carly. Tu devi scegliere, però.
Se invece non lo premi, muoiono tutti. Meno 13 all'esplosione della premessa iniziale. Sì, è la stessa cosa, eh? È l'influente per due motivi. Il primo, ovviamente, è quello che avete trattato, ma ce n'è un altro. C'è un altro che Livio odia, che io metto in mezzo. Ma se te l'hanno chiesto a te, c'è un motivo. Se no, se volevano ammazzare metà della popolazione, lo facevano senza chiederti il permesso. Ma che vuol se dire? Ma è una cosa ipotetica, non è che c'è un motivo di andare dietro a pensare. Perché loro non c'hanno le palle che fanno da soli. Non c'hanno le palle e vogliono ma che lo fai tu col cazzo. Ma prendi cosa, la responsabilità. Vai a cagare anche tu. Prendi la responsabilità ma cosa? Gente. Ma che vuol dire? Cioè, come quando dicono c'è il tizio che ti punta la pistola alla tempia e ti devi fare inculare. No, io vado a pensare alla psicologia del tizio. No, è una cosa sì. No, non grazie è che devi andare Ciampino. Dietro a pensare. Non c'è una lore questa, qui. Questo è il dilemma di quelli che giocano ai Souls, che dicono che è un gioco senza lore, e quelli che invece dietro ci vedono l'universo. Vabbè. C'è un universo dietro. Certo che ah, c'è ovvio, un universo meno male, dietro. Pensavo che sta... Ovvio, ma non tutti lo vedono perché è nascosto. Vabbè, ma dillo senza insultare Sabago. È una narrativa silente quella. Lo so, scherzo. E secondo me non esiste neanche una situazione ipotetica se vuoi una risposta reale da una persona reale. Cioè, una situazione cagare. Ipotetica vale ma solo per c'entra? Persone ipotetiche. Ma cosa c'è? No, certo. Ma tu cosa stai mettendo, stai cercando di fondere due mondi che non scusa, si possono toccare. Se ti dicessero allora se premi il pulsante salvi metà della Terra? Oddio, Simone, sei agitato. È la stessa cosa. Oddio, no. Sono io sono felice quando si parla di queste cose. Proprio è il mio pane. Se ti dicono se premi, allora se non premi niente, distruggiamo tutto. Se premi un pulsante, salviamo metà della popolazione. Non l'hai posta così all'inizio. No, il concetto è lo stesso. Ascoltami. Cioè, quindi è come ti pongono la domanda. È come ti pongono la domanda. All'inizio scegli quale mondo. Non ho detto no. Rivediti il fatto. Non ho detto sì. Hai detto scegli quale parte del mondo salvare. Non quale emisfero. Quale parte del mondo? Quindi una parte. Ascoltami. Se tu mi fai un'ipotesi del tipo: hanno già lanciato due bombe, ognuna distruggerà un emisfero. Ok? Tu hai un bottone, se lo schiacci, fai esplodere una delle due bombe per aria. Ok? E solo l'altra raggiunge la Terra. E allora ti dico che lo schiaccio. E allora e lo sai perché? Perché io in quel momento ho salvato metà della popolazione. Tu invece, ma quando che vuol lo dire? Fai, no, è diverso. Cioè, se no, tu schiacci, è e quando schiacci, no, parte la ti bomba. Rendi complice, e esatto, sei tu sì, che hai ucciso la gente. No, rendi complice. Niente, no, Bonnie. Allora, è molto semplice porla così da fuori, ah, perché io no. Però nella situazione tutti premono quel cazzo di pulsante, perché se tu non rispondi rimani da solo e ammazzi tutti. Te, in teoria. No, tutti gli altri, tu rimani vivo. Tu sei in un vuoto. Tu rimani con gli alieni. Tu poi sì, o sei in uno... cioè ti mollano in un pianeta deserto. Esatto, perché sennò la decisione sarebbe influenzata dal fatto che una delle due bombe, ad esempio, colpirebbe me. Ma è una questione di un vuoto, allora. Ragazzi, è una questione favore, di morale, filosofia. Iftate le sabbie, arriviamo a 100. Se posso dare un contributo rispetto alla questione in causa, secondo me... Ah, scusami, vai, prego. No, Giorgio. Finito. Ok. E, secondo me invece è molto più efficace l'esempio del treno e delle 5 persone, perché qua il fatto che te la mettono sul rimani da solo, in realtà quello non è parte del problema. Cioè non è il fatto che tu rimani da solo alla fine, cioè non è questo il fulcro del problema. Allora, tu quello del treno riduci il danno però prendendoti la responsabilità del danno minore che è stato fatto, oppure lasci un danno maggiore ma di cui la responsabilità è dell'alieno che ti ha preso. Cioè tu a quel punto la responsabilità è di chi in primo luogo. Comunque io tra 5 minuti se non ci sono le sub me ne vado, Sì, non è che stiamo qua a oltranza a parlare del nulla. Io da 5 minuti me ne vado. Comunque, in generale, è come allora a questo punto come ti pongono la domanda? Come te la mettono? No. Se no, è una merda. È una merda. Allora, tu stai dando un dilemma etico e pretendi che non sia tutta una questione di come percepisce la persona il dilemma. Invece è tutto lì, perché tutta la questione sta nel come convivi con la scelta che la fai. La non risposta di è una risposta, la non di, risposta no, è una risposta. Tu pretendi non rispondendo, tu è come pretendi, se tu stessi premendo un terzo tu pretendi, pulsante. Sì, tu pretendi sì, di utilizzare sì, la tua sì. etica su tutti. No, e è questo così, è un errore. È così. Ognuno, il non rispondere. Molto d'alivio, tra l'altro. Il non rispondere. Stai zitto, molto d'alivio. Se non puoi pretendere
non risposta è come se premessi un terzo pulsante che dice li faccio saltare tutti. Non sì, è vero. Perché te lo dicono prima, se non rispondi no, facciamo no, saltare no, tutti. No, non è vero, perché sì. perché delle persone sì, allora lo fanno uguale. È così. Allora no, lo farebbero no, uguale. Allora la cosa delle bombe. Allora la cosa anche della dire. Bomba che tu mi hai detto, carina, io premo il pulsantino, dietro ci stanno gli alieni che hanno lanciato queste bombe. Esatto. Non lo premono loro il pulsante. Tu cosa fai? Lo premi? Che cosa stai dicendo? È la stessa cosa, potrebbero premerlo loro. Le bombe sono già state lanciate. Però loro potrebbero premerlo quel pulsante. Tu in quel caso fai semplicemente l'azione. No, è una merda. È una merda. Fareste estinguere la razza umana per non essere o stare in colpa. No, voi che litigate, intendevo. L'abbiamo detto, 5 sì, minuti, ragazzi. Cioè, sì, 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 ma no, hai 7, guarda, tra 5 minuti, sì, a 0,7. Noi ci avevamo da fare. Anche a 0,5, perché sennò veramente non facciamo in tempo a fare. 0,5, sì. Quindi avete 3 minuti. No, però esploriamo questo, da che cosa stavi dicendo? Ok. Raga, no, io non gifto niente. Il... A parte il fatto che ho i pagamenti su Twitch bloccati, ma poi vi trattate sempre male, quindi... Infatti giusto. C'è ragione, mamma mia. Che cos'è? Che roba è? Oh. Oscan. Vabbè, fai cagare. Ah, calcio, ah, ok. comunque, se posso, Livio. No, tu io? Son Meladoriano. Non io? Non vale il tuo. Io non ho neanche detto se io lo premerei o non lo premerei. Però, secondo me, è uno dei dilemmi che l'umanità ha da un'eternità di tempo. Proprio perché... non c'è una risposta corretta immediata come tu la stai mettendo. Cioè se sì. tu pensi di aver risolto sì. millenni di dilemmi tu morali tu stai decidendo se così. Uccidere tutta l'umanità o no. metà. E questo è il senso sì. Tu chi sei per decidere che quella metà deve morire? E se non rispondi è come se tu stessi rispondendo. C'è tanta non mi convincerete tra... del contrario. No. Se le bombe fossero già state lanciate, effettivamente tu però è scegli di salvare. Fatemi capire. Tu ti cioè, rendi conto. Se le c'è, bombe non sono c'è, state lanciate, se, tu stai effettivamente scegliendo di ammazzare qualcuno, che siano tutti o che sia a metà. Comunque ti faccio stai un esempio, scegliendo di ammazzare qualcuno. Esatto. Ti faccio un esempio su una cosa che tu hai sicuramente visto. Hai presente il Cavaliere Oscuro? Allora, il Cavaliere Oscuro, Batman viene messo in questa scelta. C'è sia la ragazza in pericolo, sia Harvey Dent, ok? Lui deve scegliere chi salvare tra i due, ok? Ne sceglie uno e l'altro in teoria muore poi. Vabbè. E poi anche quello che salva ne ha proprio salvato. Vabbè, comunque sia, in quel caso tu non vedi Batman come il cattivo perché lui non poteva fare nient'altro se non provare a salvarne uno dei due, ok? Se tu invece quella stessa scena la poni con loro due davanti a Batman con una pistola gli dici spara uno di due, se no io gli sparo a tutti e due. Batman non spara uno dei due perché lì è percepito come una un'azione malvagia. Allora ti faccio un'altra domanda. Comunque Livio ti posso smontare proprio tutta la vita. Non ci riesci. Tutta la vita proprio. Però secondo me proprio il fatto che esista il dilemma morale implica che non c'è una risposta. Quindi il tuo volerla avere è fallace no, a prescindere. No, perché è diverso. Perché se io ti dicessi la cosa del treno, ma da una parte c'è una persona e il treno sta andando dall'altra parte dove c'è tutta l'umanità, la tiri o no quella cazzo di leva? La tiri quella cazzo di leva. Da un punto di vista pragmatico sì. Ecco. Però il dilemma morale rimane. Il dilemma morale ci che sta... Che tu ti rendi partecipe di un evento, capisci? Il cioè, dilemma morale quella ci sta se non stermini sarebbe... la razza quella umana. Quella persona, non sì, lo so, ecco. non sterminerei la razza umana, ma io devo essere consapevole lo che sarei complice... Che donate, avrei fatto morire donano, una persona cioè, che non sarebbe morta esiste, senza una mia azione. Questo è il vero dilemma legge. Morale. Tutti quelli che stanno scrivendo donate, no? Che ne sono, buonanotte, più, ragazzi. Che ne sono più di 120. Buonanotte, ragazzi! Vai, prego. Domani alle 15 con Andrea Liconti in studio faremo Liconti e saranno cazzi amari. Ciao ragazzi, a domani, buonanotte. Poi me la spiegherò grazie meglio. A tutti i nostri splendidi ospiti. Ciao Valeria Dexter, Sergio, Emma, Livio, Alex, Giorgio e Meliador. Ciao ragazzi, ciao. Gli squali, state arrivando.
entrambi. Due cazzo di nascosti, tutti al bagno.